Il Pescara fa sognare i tifosi dopo il successo nell'anticipo di La Spezia Biancazzurri, sempre più soli al comando della Serie B. Top player Manuel Marras, giocatore strepitoso arrivato dalla Serie C, ha dimostrato di meritare la categoria, due dei tre assist decisivi i suoi. Impresa della Teramo in Serie C a Monza, vince per 1-0, secondo successo consecutivo del neotecnico Maurizi. Nel basket, a Teate, Europa Vini Chieti vince il derby contro Unibasket Amatori Pescara in Serie A, passo falso di Roseto a 100. Altro KO, altro 3-0 subito dal Sieco Service Impavida Ortona in trasferta, questa volta sul parquet di Grottazzolina. Finalmente Vastese con il neotecnico Montani in panchina, la formazione del presidente Bolami vince 3-1 in trasferta. Ieri bene il Francavilla, KO ancora Avezzano e Notaresco. Analizzeremo e capiremo questa sera il progetto del nuovo Lanciano, ripartito lo scorso anno dalla prima categoria, oggi sta dominando nel campionato di promozione. Buonasera, ben ritrovati a tutti, Domenica Sportiva di Rete 8, come sempre tanti i temi che tratteremo questa sera, lo avete ascoltato dai nostri titoli. Io saluto subito Andrea Berardinelli alla telecamera, Dino D'Angelo in regia. In parità i posticipi per quanto riguarda la Serie A, Inter-Milan 0-0, 1-1 per quanto riguarda il campionato di Serie B tra Lecce e Palermo, questo riguarda naturalmente più da vicino il Pescara. Io saluto Luigi Toppeta, avvocato di diritto sportivo e non solo, con cui parleremo di calcio a 360 gradi. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera. Presidente e direttore del Lanciano Calcio, buonasera presidente, buonasera direttore, buonasera. Grazie buonasera. Per aver accettato il nostro invito, presidente De Vincentis. Di quale. Tonino, posso dire direttore? Me l'avete autorizzato voi, inizio trasmissione, buonasera, grazie anche a voi. Chiaramente parleremo non solo del Lanciano ma di calcio anche con voi. E poi lo avete ascoltato dai titoli, oggi ve lo abbiamo mostrato in diretta su Rete 8 Sport, il grande derby di basket in Serie B per l'Unibasket Amatori Pescara. Alessandro Poti, ciao Alessandro, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito e grazie al capitano Poppi Gialloreto della Teate Basket, a cui faccio i complimenti per il derby vinto. Grazie, con buonasera a tutti. Strepitoso terzo quarto, un applauso a voi ragazzi del Lanciano, una rappresentanza. E ci aiuterà il collega di nostro collega Lorenzo Valeriani. Grazie Lorenzo, ciao, buonasera. Buonasera a te. Grazie per il caloroso invito e parleremo di un bel progetto a tinte rosso e nere del Lanciano del presidente. Intanto cominciamo con il primo giro flash con i nostri ospiti, cominciando con Luigi Toppeta, perché abbiamo titolato che il Pescara fa sognare sempre di più i propri tifosi, un Pescara che ha vinto dominando soprattutto nel primo tempo alla Spezia. Altro mini passo falso della Verona che ha impattato a Venezia, al momento in parità il posticipo tra Lecce e Palermo, quindi questa è una leadership consolidata, Luigi? Sì, è ancora presto ovviamente per parlare, diciamo, di assetti definitivi in classifica, siamo all'inizio, ma certo è un bel inizio tenuto conto del fatto che il Pescara mi sembra che abbia il secondo attacco dopo il Brescia, nonostante all'inizio si dicesse che forse l'attacco era il reparto che faceva un po' più pensare fosse da completare. In realtà non è così, perché Mancuso è venuto fuori molto bene, ma non è una sorpresa. Monachello va in giro da parecchio, nonostante abbia solo 24 anni, ed è sicuramente affidabile. Adesso viene fuori anche Marras, che fa bene, centrocampo di grande prestigio il Pescara. Difesa con Campagnaro e Gravion, che insomma Gravion è 98, se non sbaglio, quindi Campagnaro è un giocatore che il Pescara non ha voluto togliere nonostante gli infortuni, una ragione c'è e si vede, quando sta bene guida la difesa in maniera impeccabile. Poi c'è stato un Fiorillo straordinario. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti. Sì, direi proprio di sì in questo momento, anche se è presto per poter delineare una classifica, diciamo, di vertice fino alla fine. Senza dubbio il Pescara ci starà. Approfondiremo tanto con te, Luigi, a cui poi andrò a chiedere, lo anticipo subito, insomma, che cosa sta succedendo con questa Entella, che ad oggi siamo arrivati praticamente a novembre, non sappiamo se è difficile farà la B, se dovrà recuperare due mesi di partite in Serie C, insomma, è una querela lunga che approfondiremo con te. Buonasera presidente De Vincentis. Buonasera. Abbiamo detto nei titoli un Lanciano che è ripartito dalla prima categoria, quindi dal basso, come sta facendo l'Aquila adesso per
il fallimento delle gestioni precedenti e ora con un nuovo progetto punta a risalire. Avete dominato l'anno scorso la prima categoria, non voglio usare questo termine per questo campionato perché è ancora in corso, quindi bisogna fare le dovute scaramanzie tra virgolette, però insomma è un progetto che piace? Ah, un progetto che piace, un progetto dove effettivamente non solo piace ma ci sta tanto cuore e tanto lavoro, diciamo, da parte mia. Sono 16 mesi che sono a Lanciano da presidente, ma con il mio entourage stiamo sviluppando in tutti i vari macrosettori quelli che possa essere il Lanciano del futuro. Il Lanciano del futuro non è solo prima squadra, ma è anche settore giovanile, qua ce ne abbiamo una rappresentanza, non è anche solo settore giovanile ma anche scuola calcio, e questo è quello che inorgoglisce, quello che possa essere il percorso che il Lanciano Calcio sta facendo. E poi abbiamo una tifoseria che dopo 16 mesi, dopo posso dire che è una tifoseria matura, una tifoseria che tutte le domeniche viene a sostenere il Di Gennaro e Co in modo forte, in modo che si fa capire che è una tifoseria che non gli appartiene queste categorie. Chiaramente abbiamo tanto tempo per approfondire il progetto. Al direttore, io, buonasera direttore, buonasera. Vorrei chiedere se una squadra che ha l'obbligo di stravincere il campionato. Beh, di stravincerlo no, però di vincerlo sì. Parliamoci chiaro, perché è una cosa che abbiamo già dichiarato in partenza, è un qualcosa che non possiamo esimerci da non fare. Lanciano è una piazza che merita questo e anche di più. Noi ci ritroviamo in queste categorie, per cui un po' la necessità è quella di vincere. Da quanti anni è questo progetto? Beh, questo dovrebbe rispondere più il Presidente, però credo che sia un progetto, credo, a medio-lungo termine. Perfetto. Derby di basket, primo giro con Alessandro Poti. Ciao Alessandro, buonasera. Proprio con i tuoi canestri sei andato in doppia cifra nel primo quarto, se non ricordo male, avevi portato Pescara sul più 6 avanti, poi da un lato Gheie, dall'altro Leonzio, sei andato alla parità all'intervallo lungo, quasi, se non ricordo male, 18-3 di parziale nel terzo quarto, ha dato il via al trionfo di Chieti. Cosa è successo dopo l'intervallo lungo, Alessandro? Sì, come dici tu, dici bene tu, siamo partiti col piede giusto e comunque abbiamo retto il colpo di un derby che poteva essere comunque un passo importante sia per la classifica che per il morale, e stavamo andando sicuramente bene. Poi dopo l'intervallo purtroppo abbiamo subito una maggiore intensità da parte loro sicuramente, che sono entrati in fiducia, e parallelamente poi noi ci siamo un po' disuniti e quindi abbiamo perso quello che era il filo del gioco, e così facendo abbiamo facilitato le cose a loro, che ovviamente sono una buonissima squadra e hanno tutte le potenzialità per giocarsela e anche più avanti. Quindi il merito è soprattutto loro, faccio complimenti alla squadra di Domenico Sorgentone, però purtroppo queste partite non bisogna concedere quello che abbiamo concesso, e la mentalità alla fine fa la differenza. Hai fatto un'analisi precisa, chiaramente anche con te Alessandro approfondiremo in chiave Pescara questo derby, mentre vediamo le immagini che si riferiscono al terzo, al quarto quarto, quindi al secondo tempo. Vado dal capitano Poppi Gialloreto. Fabrizio, allora intanto i complimenti sono d'obbligo perché avete fatto un secondo tempo strepitoso. Mentalmente non era facile dopo il brutto KO contro Ancona della settimana scorsa e dopo che Pescara vi aveva portato una partita punto a punto. Invece ci devi spiegare che cosa vi siete detti nell'intervallo, perché ho visto un Chieti completamente diverso. Abbiamo cercato di tirar fuori le maggiori motivazioni che ci mancavano, un po' di fiducia, un po' di, per rompere anche un po' di tensione che c'era. È evidente che comunque giocare davanti a un pubblico come quello di stasera, un derby che si ripresentava così da molti anni, siamo stati bravi, ma diciamo che è stata la fotocopia comunque delle ultime due partite. Ciò su cui volevamo migliorare era più che altro la gestione del vantaggio negli ultimi due quarti, perché sia con Corato che con Ancona il vantaggio che abbiamo acquisito nei tre quarti era importante, però poi l'abbiamo perso negli ultimi minuti. Qui invece oggi siamo riusciti mentalmente a stare sul pezzo, sulla partita, fino alla fine, e anche con un po' di esperienza, un po'
di testa siamo riusciti a gestire il vantaggio che abbiamo costruito. Anche con te naturalmente, Fabrizio, l'analisi in chiave Chieti del derby, questo è Osman Gueye che ha piazzato l'ennesima tripla di una partita sontuosa da 25 punti, 25 Gueye da un lato, 20 Leonzio dall'altro, sono i top scorer dei due allenatori Sorgentone e Raiola. Possiamo tornare in studio, iniziamo ora la discussione, poi andremo a conoscere da vicino i ragazzi di Lanciano con tutto lo staff. Avete tanto spazio in questa trasmissione proprio per capire personalmente anche da ciascuno di voi le impressioni su questo nuovo progetto. Andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di Serie B, il quadro grafico, mentre vi ricordo che si sta giocando un posticipo molto interessante, quello tra Lecce e Palermo, il punteggio parziale al 54esimo minuto, dunque nono della ripresa, è di 1-1, il gol di Nestorowski per il Palermo, il pareggio di Tabanelli per il Lecce, Spezia Pescara 1-3, Ascoli Carpi 1-0, Cittadella Brescia 2-2, Cosenza Foggia 2-0, Crotone Padova 2-1, Salernitana Perugia 2-1, Venezia Verona 1-1 in classifica dopo 8 giornate di campionato. Pescara al comando con 18 punti, segue il Verona con 14 punti, poi Salernitana 13, Lecce, Spezia 12, Palermo 11, Cittadella, Cremonese, Brescia 11 punti, Benevento 10 con il Crotone, via via tutte le altre squadre con naturalmente Lecce e Palermo che stanno giocando, vi ribadisco ancora 1-1 il parziale al decimo minuto del secondo tempo. Luigi Toppe, allora entriamo nella discussione Pescara. Intanto, qual è secondo te la chiave di lettura di questi primi due mesi a dir poco fantastici? Pillon. Perché? Perché l'ha dimostrato l'anno scorso, quando è arrivato in una situazione disperata per il Pescara, dove ha lavorato soprattutto sull'aspetto mentale dei calciatori, perché l'anno scorso il Pescara era in difficoltà alla fine di risultati, ma soprattutto era incartato da un punto di vista mentale. Qualcosa si era rotto nello spogliatoio, i ragazzi non si trovavano e lui è riuscito in qualche maniera a rimettere su una squadra e a portarla brillantemente alla salvezza. Quest'anno che ha avuto la possibilità di lavorare fin dall'inizio con la squadra e con i ragazzi, la sua mano si vede, ma non soltanto la sua mano, si vede anche la qualità dei calciatori. No, l'ho detto prima nel primo intervento, senza dubbio il Pescara ha un centrocampo di grandissima qualità e di grandissima sostanza, e molto spesso con il reparto di mezzo di qualità e di sostanza si riescono a vincere le partite e a vincere i campionati. È un Pescara quadrato, un Pescara che gioca bene, un Pescara che ha la giusta dose di esperienza e che riesce a far crescere i giovani che ha in rosa e che mette in campo. Pillon, secondo me, è veramente l'elemento che fa da collante che fa la differenza in questo momento e credo lo farà per tutta la stagione qui a Pescara. Si può sognare la Serie A? Caro Luigi, rispondimi sinceramente. Ma io penso proprio di sì, perché comunque è un Pescara concreto. Vincere 3-1 alla Spezia non è semplice, è un campo da sempre ostico, difficile. Lo Spezia ha sempre fatto delle ottime squadre. Il Pescara si sta comportando benissimo, non soltanto da un punto di vista dei risultati, è ancora imbattuto, ma anche dal punto di vista del gioco. Io penso che ci sia la possibilità per una piazza che la Serie A l'ha fatta, che riesce anche a reggere a lungo l'alta classifica, io credo che sia possibile. E questo è un po' il sogno di tutti. Volevo ascoltare un flash sul Pescara anche il presidente, il direttore del Lanciano, De Vincentis. Insomma, è un Pescara che deve guardare al traguardo della Serie A oppure ancora piedi per terra nel mese di ottobre? Piedi sicuramente per terra, però conoscendo un po' il presidente so che non si esalta come effettivamente non si era battuto nell'anno precedente. Mi collego, Pillon, grandissimo allenatore che ha iniziato il suo percorso l'anno scorso con solo due sconfitte, ricordiamoci che questo è un altro dato importante, quest'anno ancora perde mai, gioca a calcio in modo intenso, c'ha dei giocatori, un centrocampo che credo che sia il più forte della categoria. È logico che
fa divertire il pubblico, si divertono pure loro, e questo è quello che crea ancora più benzina, ancora più entusiasmo nel lavoro settimanale, e poi si arriva la domenica a fare un risultato del genere. Alla Spezia è un cambio, un campo tosto. Direttore, dal punto di vista tecnico, che Pescara è questo? Pescara che secondo lei dove ha una marcia in più? Secondo me intanto la società è preparata, secondo me ed esperta nel suo presidente per affrontare questo campionato molto lungo e difficile. Tecnicamente io seguo dai giornali, non l'ho mai vista giocare, però ho visto che ha un allenatore molto saggio, è un condottiero esperto, e secondo me questo potrebbe essere l'anno giusto per cercare di ritornare in Serie A. Il campionato è lunghissimo, è faticosissimo, la Serie B è un campionato molto faticoso, però ha uomini secondo me giusti, per ha giovani, un mix di giovani e di giocatori maturi per cercare la scalata in Serie A. Luigi Toppeta, è un Pescara che gioca un grande calcio, ora con Massimo Profeta ci andiamo a vedere un po' il punto della situazione, il commento che ha fatto Massimo dopo la vittoria di La Spezia, ma un commento un po' a 360 gradi, lo analizzeremo, lo commenteremo insieme, poi ci ascolteremo anche Manuel Marras, che è una grandissima sorpresa perché arriva dalla Serie C e si sta imponendo anche in questa categoria. Allora, subito il commento del nostro Massimo Profeta, vediamo. È stata una partita splendida, giocata a viso aperto a ritmi vertiginosi, intensità pazzesca, primo tempo da incorniciare, merito del centrocampo che quando abbina il sacrificio alla qualità innata diventa devastante. Poi è vero, nel momento meno propizio Super Fiorillo, altro valore aggiunto, compie un mezzo miracolo. Quella su Galabinov è una parata decisiva, arrivata un minuto e mezzo prima del tris di Monachello, di fatto una sentenza. Ma il segreto di questo Pescara è nella compattezza tattica e morale di un gruppo che sa quel che vuole e fa quel che sa, senza troppi inutili svolazzi. Spirito di corpo non comune. Sentite Brugman. Vedere tutti correre dietro il pallone, vedere la grinta che mettiamo su ogni pallone è bello, e ti viene voglia di correre 100 minuti in più ancora. L'atteggiamento dello Spezia è da subito spregiudicato. Gli intermedi, Bartolomei senza dubbio il migliore, De Liguri e Crimi sono altissimi, senza considerare la spinta sulle fasce di De Col e Augello. Ebbene, il Pescara riesce a deludere con disarmante facilità il pressing avversario. La sensazione è che i biancazzurri possano far male da un momento all'altro. Mancuso sblocca su corner di Memusciai, quasi una fotocopia di quanto accaduto con il Benevento. Sesta rete in campionato per l'ex San Benedetto. Sempre a segno nelle ultime quattro partite. Nei successivi 25-30 minuti il Pescara offre il meglio, fraseggio, qualità, grande equilibrio. Marras assurge al rango di protagonista. Prima serve un assist d'oro a Macin che conclude centralmente. Poi tiene vivo in Tekel un pallone sfruttato nel migliore dei modi da Monachello con la complicità di Lamanna. Il 2-1 di Galabinov rimette in corsa lo Spezia che gioca, va riconosciuto un bel calcio. Nella ripresa all'11 di Marino spinge, i biancazzurri subiscono senza tuttavia perdere la lucidità. Fiorillo è strepitoso su Galabinov e subito dopo tutto il cinismo, ma anche tutta la qualità dell'11 di Pillon. Un mix letale, un capolavoro di contropiede e calcio verticale. Brugman ispira, Marras rifinisce, Monachello concretizza. Insomma, un Pescara bello e spietato. Avanti così. Pescara bello e spietato, ha detto il nostro Massimo Profeta, soprattutto quando nel primo tempo lo Spezia dava la sensazione di voler fare la partita, recupero palla, due passaggi in porta. Sì, l'analisi di Massimo è assolutamente condivisibile. Ha detto una cosa interessante Brugman a proposito della squadra. Sì. Ha detto in sostanza che il Pescara si muove da squadra, è squadra, e questo conferma una volta di più quello che ho detto all'inizio, che c'è la mano dell'allenatore, perché per queste cose l'allenatore è fondamentale, sono convinto che questo sia uno dei motivi per cui il Pescara è destinato a fare un grande campionato. Il campo, l'abbiamo detto, il campo di La Spezia è un campo molto difficile da sempre. E il Pescara ha trovato due gol splendidi di Monachello che
va detto, Monachello tutto sommato è una tra virgolette scoperta di Luca Leone, perché non dimentichiamolo che lo portò, prendendolo dal Monaco a Lanciano, quasi tra virgolette sconosciuto per il calcio professionistico italiano, un'ottima stagione a Lanciano, poi all'Atalanta, poi all'Ascoli e ora a Pescara, dove tra l'altro vedo segna anche di destro, solitamente lui predilige il sinistro, per cui è un'annata che comincia ad essere interessante, molto 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 buona. Assolutamente sì, questa, intanto, ecco, questa è proprio un'azione clamorosa del Pescara, nel senso il recupero palla che ha fatto proprio sulla linea di fondo un giocatore biancazzurro. Dicevamo di Manuel Marras, Luigi, un giocatore che ha fatto categorie inferiori quest'estate, Pillon, che vediamo inquadrato, ha detto, e lo ha detto con una sicurezza importante, io sono convinto che questo giocatore è pronto per il salto di categoria. Prima partita a Cremona, subito un'espulsione. Terza partita, un po' di sofferenza, dalla quarta in poi ha capito la categoria. Che giocatore? Beh sì, questo dimostra che in Serie C qualche volta, spesso si riesce a fare anche qualche buon acquisto, perché comunque è un campionato ancora di italiani, molto in maggioranza di italiani, mi piace dirlo questo, perché facevo una riflessione, ma una riflessione scontata. Leggendo le formazioni della Juventus e del Genoa dell'anticipo di ieri, su 22 giocatori in campo 3 soltanto erano italiani. Mm-hmm. Quando vediamo italiani che sono di qualità e che hanno possibilità anche di approdare nella massima serie, fa sempre piacere, tenuto conto che comunque come fenomeno calcio nazionale abbiamo necessità di avere della produzione locale nostrana, diciamo. Parole sacrosante, ci andiamo ad ascoltare per chiudere l'argomento Pescara l'intervista realizzata con Manuel Marras, poi ancora Lanciano, ancora spazio al derby di basket, naturalmente tanti temi da trattare insieme, anche la vittoria del Teramo Esterna sul campo del Monza. Faccio quello che mi chiede il mister con impegno, sacrificio e sinceramente la squadra veramente sta rispondendo ottimamente e in qualunque campo andiamo comunque diciamo la nostra e proponiamo il nostro gioco. Il secondo e il terzo gol del Pescara, Manuel, in entrambi tue giocate importanti, nella prima hai chiamato palla da Brugman, hai tagliato tutta la difesa del Cesena, hai servito largo Monachello che ha realizzato, nel secondo invece hai chiamato la profondità, servito ancora una volta Monachello, questa volta il rimorchio, praticamente perfetto. Sì, vabbè, diciamo che la prima è stata una bella azione, è stato Ugo Campagnaro a trovarmi in mezzo alle linee, abbiamo fatto una bella azione, si poteva concludere anche un po' prima, però Gaetano è stato bravissimo e sul secondo è stato altrettanto bravo Gaetano, perché io l'ho visto palla dietro subito, l'ha presa benissimo e bisogna fare i complimenti a lui. Anche a te. No, vabbè, soprattutto a lui, perché giustamente ha finalizzato una bella azione. E questo è Manuel Marras, anche molto molto umile. Torniamo, flash con il presidente del Lanciano, perché qui abbiamo tutto il gruppo che ora inizieremo a conoscere. Presidente, il direttore poco fa ha detto una frase molto interessante, è un progetto a medio-lungo termine, però queste cose deve dirle il presidente. Presidente, ci dica lei dove vuole arrivare questo Lanciano. Innanzitutto diciamo ci abbiamo un percorso, come già sottolineato dal direttore sportivo, a medio-lungo termine, perché siamo ripartiti purtroppo dalla prima categoria. Che significa? Dove volete arrivare? Qual è secondo De Vincentis la dimensione di questa società? Io diciamo, l'ho detto chiaramente, prima o poi si torna dove già si è stati alla presentazione mia di 16 mesi fa, quindi diciamo, il percorso è Serie per B. Arrivare fra i professionisti. Ah, ecco. Quindi questo è il macro progetto che si fa, un po' alla volta, sono iper sicuro che Lanciano con questa società e questo gruppo di lavoro si possa togliere tantissime soddisfazioni. Contento di questi primi 16 mesi? Felicissimo. Perché? Ma diciamo, ho lavorato tanto, ho fatto anche lavorare tanto i miei collaboratori, perché se non si lavora non si ottengono i giusti risultati, che non sono solo quelli sportivi ma anche di coesione di struttura.
E oggi vedere un settore giovanile che vive momenti importanti dopo un anno e poco più fa capire che effettivamente ci sta la giusta soddisfazione, che mi prendo tutto, posto anche sul pezzo, continuando sempre di più a dare incisività e a dare forza a tutti i tesserati del Lanciano. Da lancianese, da tifoso del Lanciano, Luigi, come vedi questo nuovo progetto che, come dice il Presidente, vuole riportare il Lanciano dove è stato non tanti anni fa? Beh sì, il Lanciano non può stare in queste categorie, questo è poco ma sicuro. È sicuramente fino a questo momento un percorso di successo, perché l'anno scorso si è vinto il campionato di prima categoria come era, diciamo così, nelle previsioni. Probabilmente succederà anche la stessa cosa. Io non fate scongiuri, scaramantico, perché siete troppo più forti. Anche per il campionato in corso, e poi Lanciano deve tornare fra i professionisti. Assolutamente sì. Lorenzo, buonasera, microfono in mano, sì. Per cominciare a farci conoscere questo gruppo che è in studio, scegli tu con chi cominciamo, vai Lorenzo. Guarda, facciamo una carrellata, non so, il più giovane si alza la mano, oppure partiamo dall'unica donna, perché ne vedo solo uno. Facciamo vogliamo parlare lei, Enrico. Sì, bene, dai, iniziamo con galanteria questa serata. Vai, puoi passare il microfono. Buonasera, Federica, se non ricordo male. Buonasera. I tempi. No, ricordi benissimo. Ricordo bene. Benissimo. Buonasera, Federica. Buonasera a voi. Prego. Che dire, siamo di nuovo. Microfono vicino. Sì, mi sentite? Prego. Buonasera a tutti. Vicino, vicino. Vicino, vicino. Vai. Così. Buonasera a tutti. Mi chiamo Federica e da 16 mesi siamo di nuovo qua per una nuova avventura con il Lanciano Calcio 1920. Con l'obiettivo di riportarlo, come diceva il Presidente, dove era tanti anni fa. Io vorrei passare il microfono, sì. Intanto prego, altri per cominciare. No, prego, prego, si può presentare, possiamo, tanto dobbiamo conoscerci tutti. Buonasera a tutti, sono Peppino Di Pasquale e lavoro nella scuola calcio del Lanciano 1920. Che vedo dietro e poi li conosceremo i ragazzi dietro, esatto. Può passare il microfono avanti che voglio conoscere i dirigenti. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Andrea Dolzogna, Bucci. E sono il responsabile organizzativo della scuola calcio e settore giovanile. Che è molto molto interessante questa scuola calcio, poi ne parleremo diffusamente. Buonasera. Buonasera a voi, Fabio Lombardi, responsabile delle relazioni esterne del Lanciano Calcio, il responsabile della prima squadra. Beh, settore insomma, giovanile, che diceva poco fa Andrea, è importantissimo, credo che dopo valga la pena spendere. Assolutamente qualche altra parola, sì, però da responsabile mi dice se quanto è d'accordo, non può che essere d'accordo, però su quello che diceva il Presidente di riportare il Lanciano nelle categorie di competenza, quanto tempo ci vuole secondo lei? Ma con il lavoro che stiamo mettendo in campo, la progettualità che stiamo mettendo in campo, credo che sia un lavoro che porterà risultati, perché alla lunga, l'anno scorso è stato vinto un campionato scontato, ma che poi scontato nel nulla, perché nel calcio non c'è assolutamente nulla di scontato. E comunque è un progetto che vede una programmazione, per cui da questa programmazione credo che ci siano i presupposti per poter arrivare in quelle categorie che credo competano una piazza come quella di Lanciano. Assolutamente, andiamo avanti per questo primo giro. Piero Pantalone. Ciao, Piero, sono buonasera. Collaboratore del Presidente, mi occupo un po' del settore giovanile e di tante altre cose. Ripassiamo il microfono a Lorenzo Valeriani, perché io, Lorenzo, ti volevo chiedere, tu che sei un po' super partes, secondo te quanto è più forte il Lanciano rispetto alle altre nel campionato di promozione? Allora, ricollegandomi a quello che diceva il Presidente, una cosa però te la posso dire e sì, la posso dire a chi ci segue a casa: c'è professionismo a livello organizzativo. E questo è importante. E questo è importante, ma a partire dalle piccole cose che poi sono grandi cose, io l'aspetto comunicazione, l'aspetto marketing, il fatto di proiettare subito i filmati con delle riprese personalizzate, una sorta di Lanciano Channel, chiamiamolo così. E la struttura è fondamentale. Quando la struttura è pronta e vai a giocare, intimorisce anche un po' gli avversari, oltre naturalmente ad avere sotto l'aspetto tecnico e tattico una superiorità conclamata e indiscutibile, però anche l'aspetto dell'immagine fa la differenza, e credo che sotto questo aspetto è difficilmente migliorabile il Lanciano Calcio, e siamo solo in promozione. E questo siamo è... sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta e va a certificare un lavoro certosino iniziato 16 mesi fa. Allora, è finito il posticipo tra Inter e Milan. Chi è tifoso dell'Inter? Chi del Milan? Più Inter o più Milan? Inter. Ha segnato Icardi al 93esimo, ha vinto l'Inter 1-0.
Vedo che ci sono molte persone contente, qualcuno un po' meno? Luigi no? Io sono tifoso milanista. Ahia, quindi non 93, ti ho, sì. Non ti ho dato una bella notizia, il gol di Mauro Icardi su un'incertezza di Donnarumma. Dispiace ancora di più. Dispiace ancora di più. 1-0 il finale, la vittoria dell'Inter che sta facendo un grande campionato in classifica. Ora è a 2 punti dal Napoli, a 6 dalla Juventus, al terzo posto. Presidente, lei per chi tifa in Serie A? Tifo per quello che sta in cima da parecchi anni. Per la Juventus. Un presidente che mi sta simpatico, sa? Sta molto simpatico, presidente. Pausa pubblicitaria per noi, poi inizieremo l'ampia pagina dedicata al basket con i nostri ospiti in studio. Pubblicità. Allora, siamo tornati in diretta, naturalmente con Poti e Gialloreto in studio. Apriamo prima la pagina dedicata al basket, il servizio lo vedremo dopo, per ora andremo a raccontare quella che è stata la vittoria dell'Europa Ovini Teate Basket contro l'Unibasket Amatori, ricordandovi in anticipo che Roseto ha perso a 176-71, nonostante i 22 di Sherrod, miglior realizzatore di Roseto. Questo è il quadro grafico relativo ai risultati della Serie 2, la terza giornata. Li vediamo insieme: Piacenza-Imola 101-80, 100 Roseto-Sharks 76-71, Cagliari-Ravenna 82-78, Ferrara-Piacenza 74-68, Forlì-Iesi 82-66, Treviso-Bologna 75-86, Udine-Montegranaro 69-78, Verona-Mantova 78-66. Dopo 3 giornate Roseto ferma a quota 2 in classifica per la vittoria di domenica scorsa contro Cagliari. A punteggio pieno ci sono Montegranaro, Forlì e Bologna con 6 punti. In Serie B il girone C con le 5 abruzzesi. Andiamo a vedere insieme il quadro grafico dei risultati della giornata di oggi, con la vittoria di Corato 74-69 contro Fabriano, Bisceglie Ancona 81-75, Catanzaro Campli 66-62, Lamezia Civitanova 79-85. Ma vi diamo una notizia, vi diamo, non so se i nostri ospiti in studio già la sanno, perché potrebbe finire qui il campionato di Lamezia. Lamezia potrebbe ritirarsi dal campionato, mancano i crismi dell'ufficialità, ma potrebbe essere questa l'ultima partita del campionato di Lamezia. Giovedì doveva giocare a Pescara e probabilmente non si giocherà. Ora c'è da capire, io non conosco e chiedo bene il regolamento federale in Serie B di basket, se verranno tolti i 2 punti alle 3 squadre che hanno già vinto con Lamezia, oppure se verrà assegnato il 20-0 a tavolino a tutte le altre. Io questo non lo so, chiedo venia. Comunque, dalla prossima un turno di riposo per chi affronterà Lamezia, qualora dovesse essere confermata questa indiscrezione, che però manca solo dei crismi dell'ufficialità. Porto Sant'Elpidio Giulianova 63-64, gran successo esterno di 1 di Giulianova. San Severo Nardò 74-69, Senigallia Teramo 79-70, Teate Basket Chieti Europa Ovini Unibasket Amatori Pescara 83-69. Classifica: San Severo e Senigallia comandano con 6 punti, a 4 Civitanova, Fabriano, Teate, Basket, Chieti, Amatori, Unibasket, Pescara, Giulianova, Ancona e Bisceglie, a 2 Corato, Sant'Elpidio, Nardò e Catanzaro, 0 punti per Teramo, Campli e Lamezia, che però dovrebbe terminare qui il suo campionato per una serie di problemi illustrati nella pagina ufficiale del team. Non una bella notizia questa. Allora, andiamo ad analizzare ora il derby. Cominciamo con chi ha vinto, ovvero con Fabrizio Gialloreto. Fabrizio, partiamo da un dato che credo faccia rabbrividire: 2068 spettatori paganti. Quindi se aggiungiamo accrediti, se aggiungiamo qualcuno che magari con i più piccini che non pagano il biglietto o comunque qualche ingresso omaggio, siamo vicini ai 2500 spettatori in Serie B. È un numero strepitoso, Fabrizio. Credo che bisogna fare innanzitutto i complimenti alla società, perché a livello mediatico, a livello marketing ed immagine sta lavorando con una professionalità incredibile, che forse in B credo che nessuno ha. E il numero lo Chieti nel terzo quarto. Il numero degli spettatori di oggi è la conferma che Chieti è una piazza importante, che ha sempre respirato basket, ed è una piazza che merita altri palcoscenici sicuramente, e ha voglia di vedere il palazzetto pieno in domenica. E, come dicevo prima, noi abbiamo avuto un po' di tensione all'inizio, perché comunque molti di noi che magari in annate precedenti non erano abituati a un pubblico del genere,
un po' ne ha risentito, però diciamo che poi è un pubblico che ti spinge a fare bene e a metterci tutto e a vincere le partite. La chiave della partita è il terzo quarto, avete cambiato completamente l'intensità difensiva, il numero totale dei rimbalzi vi premia in maniera clamorosa, più di 30 voi, meno di 20 Pescara, molto però, io sono sempre di questa idea, Fabrizio, da oltre 15 anni che purtroppo, quindi sto invecchiando, commento il basket, molto al rimbalzo fa la voglia di andare al rimbalzo. Sì, questo è vero, però io credo che anche che la voglia di andare al rimbalzo dipenda molto da come difende la squadra ogni azione, perché se tutte e cinque difendono ogni azione in modo con intensità, con alta intensità, è normale che poi vai a rimbalzo con una certa intensità, ma credo che nel terzo quarto noi, è stato bravo anche Domenico a modificare due o tre scelte difensive, soprattutto sul pick and roll di Pescara. Sì, abbiamo cercato di trovare un modo, ma più che altro lavorando sulle caratteristiche loro, quindi abbiamo cercato di sistemare il pick and roll, la difesa sul pick and roll, concedendo magari qualche tiro aperto, che poi è andata bene a noi che hanno sbagliato, però abbiamo lavorato bene sulle cose che c'è detto Domenico. Poi in attacco le cose sono venute anche abbastanza da sole, perché se noi siamo una squadra che se difendiamo poi in attacco non è che manca talento, anzi abbiamo tante opportunità. Speriamo ora di continuare così mercoledì a Civitanova, e poi domenica mi auguro che Chieti ha capito che abbiamo bisogno del pubblico. E Fabrizio, prima di andare ad ascoltare Alessandro Poti, visto che Alessandro è presente, nel primo quarto da solo teneva in piedi Pescara, perché Leonzio stava faticando, gli altri facevano fatica ad entrare nel match, mentre Poti con due triple più canestro più fallo è andato già in doppia cifra nel primo quarto. Sì. Come mai non riusciva a tenerlo Alessandro? Ma Ale non si tiene. te lo dico perché ormai sono un po' di anni ormai che giochiamo contro. Mentre ci conosciamo bene. Quindi ti dico che buoni difensori anche in passato, anche in altre squadre, fanno difficoltà a tenerlo, perché è un giocatore con una fisicità importante, che attacca sempre il ferro, ha una buona mano fuori dall'arco ed è un attaccante puro, ed è difficile da contenere e da difendere. Secondo me lui è stato bravo a partire con un impatto importante sulla partita, però poi è stato condizionato secondo me da un po' di falli, perché alla fine è finito con 4 falli, quindi è stato condizionato molto dai falli, e poi lì entra esci ti spezza un po' il ritmo, e per un giocatore così importante, diciamo che spezzare il ritmo non è facile poi riprenderlo. Alessandro, la partita in chiave Pescara, perché avete sofferto così tanto nel terzo quarto? Perché chiaramente la partita si è decisa lì. Sì, sicuramente non ci aspettavamo questo impatto nel secondo tempo di Chieti, che ovviamente ci ha messo in difficoltà da più punti di vista. Come hai detto tu, a rimbalzo abbiamo sofferto molto, hanno preso quasi il doppio dei nostri rimbalzi, quindi anche magari quando in difesa siamo riusciti a tenere sulle loro iniziative, sul loro gioco comunque abbastanza sviluppato coralmente, insomma, che è difficile anche da tenere, però poi sui secondi tiri, concedendo rimbalzi, poi trovavano il canestro, quindi sicuramente ci ha spezzato il ritmo, ci ha tolto fiducia, perché fino a quel momento eravamo sicuramente in gara. Il tuo secondo fallo è arrivato un po' troppo presto? Direi di sì, perché sorride Gialloreto. Sì, ha parlato bene di me prima, quindi l'ho difeso. No, sul secondo fallo, nel senso che secondo me neanche quattro falli forse non c'erano neanche. Ammetto che ci poteva essere, perché eravamo in ritardo su una rotazione difensiva sul pick and roll, e quindi l'ho dovuto spendere per non concedere due punti facili. Però mi ha condizionato un po', perché sono dovuto uscire presto dalla gara. Però sicuramente è mancato il gioco, ci siamo disuniti, abbiamo cercato di risolverla singolarmente, quando invece forse sarebbe stato meglio concentrarsi di più in difesa per poi giocare meglio con la testa ogni pallone, per cercare mattoncino di recuperare questo gap che si è creato nel terzo quarto. Nel secondo quarto è iniziato lo show personale di Osman Gheye. Bravo Gheye, oppure avete concesso qualche metro di troppo sul primo palleggio, che poi lui si arrestava e andava a tirare da tre punti?
lo marcavo io per gran parte del match, quindi nel senso sono molta responsabilità ce l'ho io. Effettivamente gli ho concesso magari un paio di tiri che lui sappiamo che ha nelle corde, quindi anche se magari erano con precario equilibrio, comunque difficili, però lui è molto talentuoso e quando entra in partita poi è difficile da contenere, quindi anche successivamente ha messo dei tiri difficili, più che contestarli poi io ero abbastanza messo in difficoltà anche appunto dai falli, quindi ho anche paura di spenderli e magari lui ne ha approfittato. È andata così, nelle altre partite in precedenza non si era acceso come oggi. E purtroppo è un giocatore esperto, è un giocatore che nei momenti chiave quindi viene fuori e oggi è andata così. Intanto c'è un gol molto importante nel posticipo di Serie B perché all'88esimo ha segnato il Palermo a Lecce. Lecce-Palermo 1-2, il gol ancora non esce il marcatore ma il gol è stato realizzato al minuto 87. Questo è un gol molto molto importante nell'economia della partita. All'87esimo è passato in vantaggio il Palermo sul campo del Lecce. Resto da te Alessandro per chiederti un po' se avete parlato a fine partita con Raiola e se avete già fatto una piccolissima analisi a mente fredda su a mente calda su quella che comunque è stata abbastanza evidente nel terzo quarto, ovvero la grande voglia che ci ha messo Chieti e magari voi che siete sembrati un po' più leggeri e non siete riusciti a controbattere. E subito dopo la partita a prevalere era sicuramente il dispiacere, quindi Stefano l'ho visto un po' provato, ma come è giusto che sia perché lui ci mette davvero tantissima voglia, tantissimo impegno e ci dà tutte le motivazioni e tutte le impostazioni giuste per affrontare le partite nel migliore dei modi. E finora ci siamo allenati davvero bene e abbiamo fatto un ottimo precampionato, inizio di campionato, quindi non ci aspettavamo e dispiace anche per la società e anche per i tifosi che ci seguono tanto, non ci fanno mancare nulla, quindi è stato soprattutto il dispiacere a prevalere. Da martedì comunque con umiltà e ci metteremo a parlare sicuramente per... Certo che è una piccola beffa perché giovedì potete subito avere la partita del riscatto, però non si dovrebbe giocare con Lamezia, poi altra trasferta sulla carta la più difficile del campionato a San Severo, quindi prima di riproporvi davanti al vostro pubblico bisogna attendere 2 settimane da oggi. Si dispiace perché in questi casi quando vieni da una sconfitta c'è tantissima voglia di farti valere, di tornare in campo per ottenere subito una vittoria e riaccendere anche quello che è il nostro pubblico che ci segue davvero tanto, quindi aspetteremo una settimana e andremo in trasferta a San Severo che comunque è la prima della classe, quindi sarà anche una partita molto difficile, dovremo essere bravi ad affrontarla senza timori per poi tornare in casa con la giusta attenzione e la giusta voglia. E invece Gialloreto, e chiudiamo qui poi la prima parte dedicata al basket e torniamo a parlare di calcio, voi avete subito una trasferta, sì. Diciamo che se dovesse arrivarci l'ok da parte della società ospitante, quindi Civitanova, saremo in diretta da Civitanova e ve la mostreremo sul canale 10 di Rete 8, quindi telecronaca in diretta di Civitanova Chieti, avete subito l'opportunità di andare a confermare questo derby, eh? Sì, sì, vogliamo andare a confermare, dobbiamo più che altro iniziare a credere di più su quello che facciamo, è una partita quella di mercoledì che secondo me possiamo portare a casa perché se giochiamo sui 40 minuti come abbiamo giocato stasera possiamo arrivare veramente lontano, ora bisogna pensare a preparare in breve tempo questa partita e poi spero di, come ho detto prima, di rivedere il pubblico di stasera domenica prossima. Ci vediamo tra un po' con voi per andare a commentare poi il servizio della partita. Prima di andare a parlare con Luigi Toppeta dell'Entella e del Teramo, altro giro con il presidente e con il direttore sul Lanciano. Anzi, direttore, questa volta voglio partire da lei perché voglio dare a lei l'incarico di cominciare a presentarci. Scelga lei chi e poi chi sceglie lei ce lo presenta e Lorenzo Valeriani gli farà un po' di domande. Dai, uno dei portieri più giovani, Serafino Perri, un ragazzo del 2000. Buonasera Serafino. Buonasera a tutti, sono Perri Serafino, sono qua. La prima domanda la deve va fare bene, il direttore, va bene. Se no arriva subito la multa, Serafino. Arriva subito la multa e lunedì devi portare le paste all'allenamento. Prego direttore.
Vorrei chiedere a Serafino se si è ambientato a Lanciano, come si trova con i compagni di squadra e quali sono le sue ambizioni. Però se vuole le paste le può portare lo stesso lunedì. Certo, anche le pizzette. No, no, è una società molto, molto importante, l'ho visto già dai primi giorni qua e con i compagni mi trovo molto, molto bene, ho fatto amicizia. Da dove arrivi? Io sono calabrese, arrivo da Rossano. Ah, Rossano che è vicino Crotone. Sì, esatto. Crotone che ieri ha vinto 2-1 soffrendo un po' con il palo. Sì, eh? Sì. Vero? Sì, sì, l'ho visto anche la partita. Lorenzo, vai, hai il microfono, qualche curiosità con il portiere? Ma no, io voglio chiedere innanzitutto se ha un esempio in squadra oppure che segue in Serie A o in altre categorie. E poi un giudizio sulle altre squadre, se ti ha impressionato un collega appunto dell'altro girone, cioè della promozione nel girone B. Impressionato, cioè ancora non ho visto granché di altre squadre perché cioè noi siamo, penso che siamo molto più superiori delle altre squadre perché siamo una squadra molto, molto combatta su ogni partita, ci impegniamo. Questa intanto è la classifica, 21 punti, 4 di vantaggio sul Vasto Marina. È questo. Non dire Donnarumma questa sera? No, no, Donnarumma no, ma sono molto su Handanovic che è anche la squadra mia. Somiglia un pochettino anche. È anche contento per il risultato allora? Sì, 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 ma sono molto, molto contento. Pensavo dicessi Cordaz, pensavo. Portiere del Crotone. Vabbè, è anche un bel portiere, anche lui. Ecco, vedi, vi vedo subito all'opera la nostra amica Federica Roselli con la sua macchinetta fotografica. Che ricordo ai tempi della Serie B del Lanciano, il presidente a bordo campo prima della partita, e questa è la gara che avete vinto oggi per 3-1. Mentre vediamo un po' di immagini, direttore, chi vogliamo far parlare adesso? Adesso facciamo parlare il nostro portiere veterano, dai, Di Vincenzo, che è quello che quest'anno si sta, è la chioccia degli altri ragazzi. Abbiamo Kostiakov che è un 99. Ne abbiamo altri due che non sono venuti questa sera. Somiglia un po' a Cordaz, come capelli, vero? Capello. Capello di Cordaz. Di Volupatelli. Ecco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Squadra nettamente più forte delle altre, tu che sei un po' più grandicello, hai l'esperienza per poterlo dire, dai. Sì, dai, ma oltre ad essere superiori è un discorso anche settimanale, perché se uno viene a vedere gli allenamenti nostri se ne accorge, perché noi ci alleniamo da professionisti. Lorenzo, che curiosità hai per il portiere? Microfono a te. No, io ho i rapporti con il mister, che tra l'altro vorrei salutare perché il presidente mi diceva che ha qualche linea di febbre dopo il primo freddo di ottobre. Il rapporto con Alessandro Del Grosso, perché spesso poi calarsi in categorie che non appartengono sicuramente alla bontà tecnica del mister può un attimino, non voglio dire deconcentrare lo stesso allenatore, ma ecco, come vi tiene su? Perché lui sicuramente vuole portare il Lanciano in categorie più importanti. Poi ci devono spiegare dietro perché ridono sempre. Ragazzi, no, il rapporto mio personale con il mister è stupendo, cioè non abbiamo in un anno e 4-5 partite, non abbiamo mai avuto un problema, mai avuto una discussione. Parliamo un sacco di calcio, ma anche di tutti gli altri argomenti. Io giustamente sono il più grande di questa truppa di portieri e il mister si basa su di me per parlare di loro, per dargli una mano, per vedere cosa serve e cosa non serve durante la settimana, per arrivare al meglio la domenica. Il mister è un professionista, ha una squadra di professionisti, stiamo facendo crescere tutti i ragazzini, compreso questi dietro a noi, per diventare professionisti, anche se siamo purtroppo in promozione. Lui prepara la partita come una partita di Lega Pro. Io qualche partitina con i professionisti l'ho fatto e di differenze eclatanti non ci sono. Quindi dai video che prepara Simone quando arrivi la domenica prima della partita. E lui è un professionista, noi siamo professionisti, quindi ci troviamo bene. Allora, noi diamo il finale, grazie, in bocca al lupo, poi torneremo con voi perché mi incuriosisce molto il progetto del settore giovanile. Diamo il finale, Luigi, il
Palermo ha battuto il Lecce per 2-1, risultato finale il gol decisivo di Puskas nel finale, quindi il Palermo ha battuto il Lecce per 2-1 e il Palermo con una partita in meno perché ha già riposato è a 4 punti dal Pescara, potenzialmente a meno 1 e chiaramente la forza del Palermo la conosciamo tutti. Cosa farà Lentella, Luigi Toppeta? Andiamo a toccare un po' questo tasto perché Lentella ha giocato la prima partita in Serie C, poi ha vinto il ricorso al collegio di garanzia del CONI, non ha giocato più in Serie C in attesa di una riammissione che sembrava logica ma non c'è stata dopo il TAR in Serie B. A questo punto sono passati mesi da una parte, mesi dall'altra, Lentella non sta giocando. La questione da un punto di vista giuridico è una questione anche un po' complessa, che comunque diciamo che rende poco credibile il sistema calcio sotto certi punti di vista. Perché sappiamo tutti qual è, o almeno credo che tutti l'abbiano seguito, ma se non è così, sinteticamente è successo questo sostanzialmente, che il Cesena è stato penalizzato per la stagione della Serie B, quindi a quel punto Lentella sul campo è risultato salvo. E questo è stato riconosciuto dal collegio di garanzia. La sentenza del collegio di garanzia è una sentenza esecutiva, quindi doveva essere posta in esecuzione dalla FIGC e dalla Lega di Serie B. La Lega di Serie B e la FIGC soprattutto hanno frapposto che cosa? Che quando è arrivata la sentenza del collegio di garanzia era già stato mutato il format, per cui erano state modificate le NOIF e quindi non c'era più posto per Lentella sostanzialmente. Ma se non doveva retrocedere Lentella perché si era salvata sul campo? Appunto, questo è il problema. Io penso che non ci volesse una, diciamo, perché anche questo è stato detto, un'impugnativa da parte del Lentella del rigetto, perché poi Lentella successivamente al fatto che è stata in qualche maniera beneficiata di questo, della vittoria di questo ricorso, Lentella ha fatto domanda, ha fatto istanza, ha fatto richiesta per essere iscritto in Serie B. Sì. E lì poi c'è stato il diniego sostanziale della Federcalcio, che ha detto non è possibile iscrivervi perché è cambiato il format, dovete impugnare comunque. Anche per questo dicono davanti al TAR, okay. Non avete impugnato il nostro diniego, per cui stanno cercando di fare di portarla alle lunghe. Ma chi ha ragione secondo Toppeta? Secondo me Lentella. Lentella ha ragione, perché comunque io sono dell'avviso, l'ho detto l'altra volta, che cambiare il format a stagione iniziata è qualcosa di non è possibile secondo le norme che esistevano all'epoca. Non è ancora possibile perché comunque tutte le riforme devono entrare in vigore due stagioni successive, quindi secondo me è stato fatto un pastrocchio grande, importante. Non so adesso che cosa succederà con Gabriele Gravina presidente, qualcuno le mani ce lo dovrà mettere in questa come finirà vicenda. Secondo Luigi Toppeta, dove giocherà Lentella? Tanto alla se fine... dobbiamo applicare il regolamento, Lentella gioca in Serie B. Quindi dovrà recuperare 7-8 giornate. Dovrà recuperare, il giornale si recupererà. C'è possibilità? Ma secondo me sì, cioè se applichiamo... Ma chi deve decidere adesso? Ma a questo punto che cosa ha fatto la FIGC insieme alla Serie B? Hanno insieme impugnato il provvedimento del Collegio di Garanzia. Sì. Avevano chiesto la sospensiva. Per cercare di portarlo ulteriormente alla lunga hanno rinunciato alla sospensiva e penso che il merito lo dovrebbero discutere, se non sbaglio, martedì. Quindi diciamo che a metà settimana prossima è finita tutta. O domani o martedì. Domani intanto... O il 23. Domani è 22. Il 23. E facciamo un grande, io lo saluterei con un grande applauso, l'elezione di Gabriele Gravina alla carica della FIGC. Perché questo credo che sia motivo di grande orgoglio, no, Luigi Toppeta, per la nostra regione. Direi proprio di persona sì. Squisita Gabriele Gravina. Persona straordinaria, professionista esemplare, che ha fatto tutto quello che sono le scale del calcio, cominciando dai dilettanti con il Castel di Sangue, che cominciando la sua epopea dalla prima categoria. Certo. E quindi per ritrovarsi in Serie B è solo un grande dirigente può fare una cosa del genere. Luigi, mi dai una percentuale Entella in B e Entella in C?
non per quello che pensi tu, ma per quello che tu pensi possa decidere chi comanda ai massimi livelli? Beh, io penso 50 e 50. 50 e 50? Sì. Quindi... 50 e 50, anche se da giurista ritengo che abbia tutte le carte in regola, si è applicato il diritto sportivo in modo corretto, di giocare in Serie B. Io me lo auguro, perché così alla fine evitiamo questo turno di riposo. Alla fine il Pescara, parliamo d'abruzzesi, forse quella meno penalizzata di tutte, perché il Pescara dovrebbe riposa il 23 dicembre, dovesse giocare contro l'Entella, non ha il turno infrasettimanale in più, magari qualche altra squadra deve fare il doppio impegno, quindi al Pescara siamo un po', diciamo così, giochiamo un po' in siamo di parte, non darebbe più di tanto fastidio, anche se tutti i presidenti vogliono il format a 19 squadre, perché questo è stato scritto chiaramente. In Serie C molto bene il Teramo, seconda molto consecutiva bene. Di Agenore Maurizi contro il Milan di Silvio il Monza di Silvio Berlusconi, lapsus, ho detto il Milan, contro il Monza di Silvio Berlusconi. Vediamo il quadro grafico dei risultati e poi ci andiamo a vedere il servizio di Paolo Durante. Triestina Ternana 1-1, Albino Leffe vi spesero 0-2, Fano Samb 1-1, Fermana Vicenza 2-0, Gubbio su Tirol 0-0, Monza Teramo 0-1, Pordenone Renate 2-1, Ravenna Feralpi 1-1, Imolese Rimini 3-1, Verona Gian Erminio 0-3, Virtus Verona Comp. In classifica al comando dopo 8 giornate di campionato il Pordenone con 18 punti, su Tirol 15, Vicenza, Imolese, Fermana 13 punti, vedo sia il presidente che il direttore che guardano con occhio molto interessato questa classifica, vuol dire che lì vogliono tornare presto, vedo che sorridono, Feralpi, Vispesaro e Monza 11 punti, il Teramo sale a quota 10, all'ultimo posto Albino Leffe con 4 punti, insomma Luigi, nuovo allenatore, 2 partite, 6 punti, Vastese, poi vedremo, sì. Nuovo allenatore, subito una vittoria. Sì, a volte è benefico il cambio di guida. E il Teramo, meno male che si stava mettendo veramente male per la squadra di Campitelli. Vincere a Monza su un campo che dovrebbe tornare nelle previsioni, un campo prestigioso da professionismo importante, perché Berlusconi intende portare addirittura il Monza in Serie A, ma soprattutto c'è un progetto, diciamo così, che sembrerebbe l'uovo di Colombo, ma che in realtà serve molto al calcio italiano. Sì. Vuole fare un Monza di italiani, lo dicevo in apertura, no? Questa necessità che il calcio italiano ha del prodotto nostrano per far sì che la squadra nazionale possa avere una continuità di risultati di livello. E Berlusconi insieme a Galliani vuole fare un Monza tutto italiano. Però i risultati per il momento non sorridono. Certo, questo... non c'è mai una, lo diceva Lombardi prima, nel calcio non è scontato nulla, e magari tu che sei blasonatissima perdi con l'ultimo in classifica. Questo può succedere, però in genere può succedere una volta, due, ma alla fine la qualità nel calcio paga sempre. Allora io sto per tornare con il Lanciano, presidente, perché ci introdurrà lei il settore giovanile, che vedo già pronti i dirigenti per parlarne. Ci andiamo a vedere subito i riflessi filmati di Monza Teramo 0-1, il servizio del nostro Paolo Durante. Un blitz in piena regola, l'1-0 di Monza bissa la prima vittoria stagionale del Diavolo, centrata nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso contro il Fano. Il nuovo corso targato a Genoa e Maurizi dunque non poteva continuare meglio. I 3 punti in trasferta tra l'altro mancavano al Teramo dal campionato scorso, 2-0 in casa del Padova che poi è salito in B. Viceversa il Monza del duo Berlusconi-Galliani, il primo era assente, il secondo ha seguito la gara accanto a Fabio Capello, nonostante il periodo critico, 2 punti nelle ultime 4 partite, non perdeva al Brianteo dal 15 marzo. In bilico il destino del tecnico Zaffaroni. La partita. Nel Teramo ancora fuori lo squalificato Proietti e gli infortunati Altobelli, Di Renzo, Gomis e Pacini. Maurizi si affida allo stesso 11 di 5 giorni fa. Nel Monza sono out Delrico e Reginaldo, con l'ex Jefferson inizialmente in panchina. Dirige a Canfora di Castellammare di Stabia. La prima azione da segnalare del Monza in completo rosso. 10° minuto, Iocolano in profondità per Cori, che arriva tu per tu con Lewandowski, bravo a chiudere lo specchio, pallone sulla traversa.
Alla 17esima il gol partita, corner di Mastrilli, Liverani, ex Celano a vuoto, spunta la testa di Caiti che insacca porta vuota, secondo gol consecutivo per il gigante della difesa biancorossa. Il Monza risponde al 21esimo con questa bella girata di Negro, sfera alta di poco. I padroni di casa insistono, fiondata dalla lunga distanza di Guidetti, Lewandowski deve distendersi per evitare il gol. Ancora brividi per la porta teramana, 32esimo su conclusione di Iocolano, deviazione di Caiti che per poco non beffa Lewandowski. 4 minuti e nuova occasione per il Monza. Giudici sfugge a Mastrilli, Iocolano al volo da pochi metri, respinta determinante di Speranza. Tuttavia l'occasione più ghiotta la costruisce il Teramo. 38esimo, Piccioni riesce ad arrivare da solo davanti a Liverani, ma il suo tiro scheggia il palo. Il Monza finisce il tempo in avanti, prima con una conclusione della media distanza di Guidetti, e poi da registrare la grande chiusura di Speranza su Adorni che stava per concludere da pochi passi. Ripresa a Teramo con Ventola in campo per Mastrilli, subito pericoloso il Monza su calcio d'angolo, colpo di testa di Negro, Lewandowski blocca. Nel Monza entrano Jefferson per Ceccarelli e Barba per Galli. I padroni di casa ci provano con Giudici, conclusione a fil di palo. Cambia anche nel Teramo, entrano Barbuti per Piccioni e Persia per Spighi. Da registrare al 20esimo questo gran tiro dalla distanza di Guidetti, potente ma fuori bersaglio. Al 35esimo il Monza rimane in 10 uomini, rosso diretto per Cori. Probabilmente il direttore di gara ha visto un colpo di reazione su De Grazia. Il Monza non si perde d'animo e si getta in avanti con il Teramo che stringe i denti. Nel recupero è ancora Caiti, vero e proprio eroe di giornata, a salvare sul lobo di Jefferson con la porta sguarnita. Il Monza non ne ha più, il diavolo potrebbe anche approfittarne in ripartenza con Ventola, ma obiettivamente sarebbe stato troppo. Va bene, va benissimo così. Teramo super concreto, ma anche attento. E domenica, di nuovo in campo, al Bonolis, arriverà il Ravenna. Lorenzo Valeriani, ho visto che hai seguito con molta attenzione questo servizio, tra l'altro tu vieni da quelle zone, quindi segui con attenzione il Teramo. Che significa due partite, due vittorie per Agenore Maurizi? Ci eravamo sentiti qualche minuto dopo l'esonero di mister Zichella e devo dire che un po' con ironia e col sorriso sulle labbra i tifosi del Teramo avevano conosciuto Maurizi tramite le conferenze stampa abbastanza focose della sua storia. E sono due vittorie importanti, sono due vittorie perché credo che il Teramo più che dell'allenatore in questo periodo aveva bisogno dell'uomo che portasse dentro lo spogliatoio quella grinta necessaria, quella cattiveria agonistica per tirarsi fuori dalle sabbie mobili di una classifica non troppo rosea. Quindi d'altronde lo sapevamo, lui caratterialmente è uno abbastanza focoso, evidentemente ha portato l'energia giusta. Gagliani il capello, guarda, eccoli qui. Oggi insieme a Marco abbiamo fatto la battuta, poi lui ha fatto passare in regia Berlusconi, abbiamo fatto la battuta che con la vittoria del Teramo Rete 8 batteva Mediaset 1-0 in trasferta, quindi vedi ci può stare, questa ce la prendiamo. Rete 8 ha battuto il Mediaset, questa ce la... Bravo Marco, non sarà tanto contento Marco Donati per questo risultato di Inter. La battuta l'ho fatta io, lui ha sorriso, va bene, questa sera dormirà poco tranquillo. Prendiamola per poco, gioco. Prima di andare in pausa pubblicitaria vogliamo andare, presidente, a conoscere questo settore giovanile, me lo introduce lei, responsabile? Allora, il responsabile è Andrea Bucci d'Ossogna, con lui collaboro, come ho detto poc'anzi, dal mio arrivo a Lanciano. Prima di introdurre Enrico il settore Prego. Giovanile, vorrei aggiungere che il settore giovanile del Lanciano, che sta facendo tanto bene, da un mesetto noi abbiamo acquisito il campo di Treglio, dove sorgerà prossimamente nel settore giovanile il centro sportivo. Questo è quello che è veramente straordinario. Questo è per... faccio il titolo? Sì, ma è del tutto ufficiale, già stiamo operando per poter portare immediatamente le migliorie e nel tempo dovrebbe diventare la casa del settore giovanile del Lanciano. Questo è un qualcosa di straordinario, ma più che altro possono spiegare. Ecco, Fabio Lombardi può dire tutto sul centro sportivo perché in prima persona l'ha seguito lui. Arriviamo da Fabio per il centro sportivo, volevo un po' conoscere questo
concetto che avete voi di settore giovanile, perché mi sembra che ci puntiate molto. Buonasera. Buonasera, salve. Allora, come mi riallaccio un attimino al discorso iniziale del Presidente, dei 16 mesi, sono 16 mesi che lavoriamo a tutto campo sulla società, sul settore giovanile, sulla scuola calcio, e questo lavoro che io aggiungo di qualità che viene svolto ci ripaga con i numeri. Infatti quest'anno abbiamo un notevole iscritti di bambini nuovi che si sono affacciati alla nostra scuola calcio. Col settore giovanile già dall'anno scorso abbiamo, e qui ci sono gli attori principali degli allievi che hanno vinto il campionato provinciale, e quest'anno stiamo svolgendo il campionato allievi regionali, già con ci siamo tolti insomma delle piccole soddisfazioni. Quindi è vero che sono solo 16 mesi, ma sono dei 16 mesi dove questo lavoro già ci ha ripagato di parecchie piccole soddisfazioni, e dobbiamo fare ancora tanto. E dove volete arrivare con il settore giovanile? Ma dove vogliamo arrivare? Col settore giovanile dobbiamo arrivare a formare giovani calciatori per la prima squadra. Quindi è un processo lungo, è un processo condiviso con tutte le categorie. Ad esempio basti pensare che abbiamo l'iscrizione al campionato giovanissime di tutte e tre le fasce sperimentali, provinciali e regionali, proprio per far sì che i ragazzi possano trovare spazio e possano avere pure quegli attimi di miglioramento per poi arrivare a disputare un campionato regionale. Buonasera Fabio, parlava il presidente di questo centro sportivo. È un progetto che nasce da diverso tempo fa. Lo scopo è quello di avere una struttura propria, perché come ben sappiamo oggi tutte le città hanno carenza di impianti sportivi, e noi come società siamo ormai convinti da tempo che per poter svolgere attività calcistica a determinati livelli, ma per continuare in quel percorso di crescita che diceva poco fa il responsabile Andrea, è necessario avere un terreno di gioco a disposizione. È un progetto che ci vedrà impegnati nell'immediato nella realizzazione di un campo in erba naturale, sì, a Treglio. Tengo a precisare che Treglio è un comune limitrofo a Lanciano, dove si arriva veramente con 5 minuti. Tempi. Noi contiamo nel giro di brevissimo di iniziare i lavori per avere il manto erboso pronto nella prossima primavera. Ma questo è un primo passo, perché il progetto è ben più ampio, ma ripeto, come diceva poco fa il Presidente, i progetti si portano avanti con delle programmazioni, e le programmazioni all'interno della società sono state già fatte, però è chiaro che pian pianino questi progetti poi verranno implementati in funzione di quelli che saranno gli sviluppi anche della prima squadra. Prima squadra che mi premeva un attimino precisare qualcosa, perché poco fa sentivo parlare del basket, dove il pubblico è qualcosa che rappresenta un elemento in più in campo. Anche per noi dobbiamo riconoscere che Lanciano, è pur vero come diceva Mattia Di Vincenzo poco fa, che ha dei professionisti come calciatori, ha una grandissima società, ma soprattutto un grandissimo pubblico. Ma la cosa più importante, credo, del Lanciano, il valore aggiunto oggi di questa società, sia quella di avere un grandissimo allenatore, che è Alessandro Del Grosso, che non credo abbia bisogno di alcuna presentazione. A fianco di Alessandro abbiamo Massimo Zucchini come secondo, e poi consentimi di presentare anche il nostro professor Alessandro Spinoglio, che è il preparatore atletico, e il nostro match analyst, che è Simone Masciarelli. Questo per farvi capire che è una struttura che veramente non sta lasciando nulla al caso fin dall'inizio. Noi ci fermiamo allora alle 23:10 per la nostra seconda pausa pubblicitaria, poi torneremo e ci andremo a vedere il servizio di basket, ulteriori commenti con Poti e Gialloreto e poi tutta la pagina della Serie D di calcio. Eccoci, siamo tornati in diretta. Come detto, adesso ci andiamo a vedere il servizio del Palatricale di oggi, del derby che vi abbiamo mostrato in diretta su Rete 8 Sport, tra Europovini Pallacanestro Teate e Unibasket Amatori Pescara, e poi ulteriori commenti con Poti e con Gialloreto in studio. Vediamo il servizio. Finisce 83-69 il derby tra Europovini Chieti e Unibasket Amatori Pescara, la svolta dopo l'intervallo lungo con un break importante della formazione di coach Sorgentone, che alla fine è riuscita a contenere il ritorno di Pescara, vinto di 14 punti. MVP Gay, 25 punti, tanto sostanza, tanto tiro da tre punti, tanti rimbalzi per la formazione del presidente Gabriele Marchesani. Ma mi preme, presidente, fare prima di guardare la partita i complimenti, perché oltre 2000 spettatori in Serie B è uno spettacolo unico. Io innanzitutto vorrei ringraziare il nostro sesto uomo,
Oggi il pubblico di Chieti ha risposto veramente alla grande, ha dimostrato di essere veramente attaccato a questo sport, di cui è stata sempre l'eccellenza in questa città. Io devo complimentarmi con loro, perché non voglio fare complimenti a nessuno della squadra, né a giocatori, né a tecnico, né a staff, perché sono stati comunque bravissimi, ma voglio fare complimenti ai nostri tifosi del Chieti, perché veramente sono stati inqualificabili. Non trovo un aggettivo giusto per decorare ciò che loro oggi sono stati capaci di fare in una platea, in un palcoscenico veramente da Serie A. Che bello Chieti nel terzo quarto dopo l'intervallo lungo. Credo che siamo stati veramente molto bravi sin dal primo secondo. La squadra era molto molto motivata. C'è stato anche l'innesto in un segmento, diciamo, molto molto piccolo per quanto riguarda Paolo Rotondo, l'ultimo arrivato, che ha dato comunque spessore alla squadra. In tutti e quattro i quarti la squadra si è dimostrata una squadra valida, una squadra attenta, una squadra che sapeva quello che doveva conquistare sul campo, e siamo riusciti in questo intento molto molto importante per il futuro, credo molto roseo, di questa stagione. Raiola, analizzare la partita, credo sì, bisogna puntare l'indice sull'inizio del terzo quarto. Cosa è successo? Sì, sicuramente l'inizio del terzo quarto, dove secondo me avevamo chiuso la partita, il primo tempo come volevamo, perché eravamo sotto di un punto solo perché Guay comunque si è inventato almeno tre triple delle sue, che nelle prime due giornate non l'ha fatte. Oggi ha dimostrato perché è un giocatore importante, che gioca in squadra che vincono il campionato l'anno scorso in A2, più un tiro da tre punti di Giallorete con i falli. Quindi se loro non avessero fatto 15 punti in 5 azioni avremmo chiuso il primo tempo avanti. Secondo tempo siamo partiti, non eravamo rilassati perché volevamo ripartire in quella maniera, perché la partita per noi si doveva giocare nel secondo tempo. Purtroppo ci hanno fatto 8-0 in quel momento, ci hanno tagliato un po' le gambe e non abbiamo avuto la forza di reagire, perché dobbiamo crescere. Raiola, guardando anche un po' le statistiche, chiaramente il fattore rimbalzi è un fattore determinante in questa partita. Sì, allora, le statistiche non sono fatte benissimo, ve lo dico subito, perché sono giocatori che hanno giocato un minuto, ne hanno giocati sei, e giocatori che hanno sbagliato tiri che c'hanno 3 su 3, quindi le statistiche non sono fatte benissimo, però sicuramente è stato lampante. Rimbalzo è lampante. Rimbalzo, abbiamo assolutamente subito troppo, e sapevamo le caratteristiche dei giocatori che incontravamo. Un giocatore come Ponziani ha fatto la sua partita, perché giustamente, messo sotto esame, voleva dimostrare quello che vale, e è un giocatore agonista, ha fatto un'ottima partita, sia di percentuale di tiro che con rimbalzi d'attacco. Ecco, forse ha detto bene, un agonista. Si è visto molto agonismo di Chieti, forse un po' meno di Pescara? Noi l'agonismo ce l'abbiamo, perché abbiamo giocatori anche che hanno la giusta cattiveria. Oggi non l'abbiamo messa nel momento giusto in campo, e anche Canestri, che è una squadra che vuole puntare al vertice, non può prendere come l'ultimo terzo tempo di Meluzzi. Cioè là ci vuole più cattiveria, capire dove si sta in mezzo al campo e non prendere quei canestri. Sapevamo che era una partita difficile, che era un derby, che ci stava più pressione, che ci stava più tensione. Evidentemente dobbiamo ancora imparare meglio a gestire partite di questo genere. Sorgentone, partiamo da quello che ci ha detto in diretta in telecronaca a termine del secondo quarto. Dobbiamo fare qualcosa per limitare ancora di più Pescara. Non avete fatto qualcosina, avete fatto, si può dire, qualcosona. Guarda, sinceramente abbiamo fatto un paio di modifiche agli accorgimenti difensivi. Quali? Sulla difesa del pick and roll che stavamo subendo, sia con angolo vuoto che il pick and roll centrale. Abbiamo dato più responsabilità individuale che non collettiva, cambiando in certe situazioni, però non credo che quello abbia svoltato la partita. Credo invece che la partita sia stata svoltata dal modo con cui abbiamo fatto le cose in attacco e in difesa in quei minuti lì. La partita nei primi due quarti, da un lato Gheye con quella fiammata da tre punti, dall'altra Leonzio che si è inventato 12 punti in un amen, è partita che va sui binari dell'equilibrio. Poi però, insomma, il terzo quarto è poesia pura. Sì, è stato un terzo quarto notevolissimo. Dicevo e confermo che per la prima volta fra precampionato e campionato abbiamo equilibrato le soluzioni fra dentro e fuori. Esatto. Abbiamo messo in ritmo i lunghi, abbiamo messo in ritmo gli esterni, perché d'altronde se non metti in ritmo i lunghi, gli esterni avranno sempre le mani addosso e difensori appiccicati, e se non metti in ritmo gli esterni, i lunghi non troveranno soluzioni. A proposito, questo Ponziani la mette un po' in difficoltà ora con Rotondo? Mai avuto nessuna difficoltà, che si sappia, e lo rivendico come l'ho rivendicato quando andava molto male.
Io ho individuato in Ponziani il giocatore in questo campionato di Serie B, diciamo quello che potenzialmente può inserirsi nel novero dei migliori centri, quando i migliori centri attuali, parlo di quelli che abitualmente vincono i campionati, no? Di Serie B alle Final Four, andranno in pensione. Quindi Ponziani deve semplicemente credere di più in se stesso, deve capire che se fa un salto a più 15 nel quarto quarto di un metro e mezzo da terra a piedi pari, poi l'azione successiva non può stare incollato per terra. Ponziani è un giocatore che ha tanta potenzialità. Poi, siccome la nostra mission iniziale era quella di fare una squadra di un certo tipo, con i quattro under invece che tre, con giocatori da lanciare o da ulteriormente migliorare, come Ponziani, che non dimentichiamo ha fatto una finale e un quarto di finale negli ultimi due anni giocando a Campli. Siamo partiti con quell'idea, abbiamo aggiunto Paolo Rotondo, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto e che per la prima volta riesco ad allenare. Lo avevo anche cercato e provato a prendere a Scafati, per cui, e anche a Chieti il primo anno di B1, per cui è un giocatore che potrà darci molto, molto, forse anche moltissimo, ma è di fronte tanto lavoro per rimettersi nelle condizioni giuste, eccetera. Quindi nessuna difficoltà da parte di Ponziani, anzi, magari giocasse ancora meglio, magari ancora meglio Milojevic, magari ancora meglio Rotondo, e quando toccherà anche Pappalardo. Allora, io da Poti e da Gialloreto vorrei un commento alle parole dei rispettivi coach. L'hai visto arrabbiato Stefano Raiola? Quando si perde, per forza, siamo arrabbiati tutti. Dice di sì Gialloreto. Che lo conosco. Sì, ci teneva tantissimo, poi anche per il lavoro che facciamo, cioè nel senso noi meritiamo di mettere in campo quello che facciamo durante la settimana, quindi non ci siamo riusciti questa volta ed è una cosa che ci rende delusi per questo motivo qua, perché davvero siamo un'ottima squadra e quando giochiamo con la pazienza e troviamo sempre le soluzioni sia per gli esterni che per i nostri lunghi, quindi oggi ci siamo un po' persi per il modo in cui hanno impattato loro comunque nel secondo tempo e ci ha messo parecchio in difficoltà questo, e quindi sono d'accordo con Stefano che ovviamente è arrabbiato e abbiamo concesso troppi rimbalzi, troppi tiri e loro ne hanno sicuramente approfittato. Fabrizio, prima di commentare la soddisfazione del presidente Marchesani e le parole di Sorgentone, poi un passaggio te lo voglio commentare con te, tu che hai avuto come compagno di squadra Stefano Raiola, insomma, che mi dici di Stefano oggi? Tu ci hai parlato a fine partita? Sì, sì. Che ti ha detto? Beh, era deluso, era arrabbiato, però voglio dire, sono partite che lui ha anche giocato, che tu ricordi, quindi, no? Perché ci commentavi, quindi la ricordo delusione... il gavettone gelato a Mantova negli spogliatoi quando, ecco, si è conquistata la Serie A, quindi, esatto. I mandanti di quel gavettone furono Gialloreto e Lele Rossi. No, più Lele, guarda, però insomma. Ti dico che Stefano è ancora un agonista, è ancora, sembra che è ancora in campo quando parla a fine partita, quindi mi fa piacere risentirlo così, perché so che ci tiene tantissimo e so che da questi ragazzi riuscirà a ottenere ottime cose. Per quanto riguarda il commento del presidente, lui è l'artefice di questa grande risposta del pubblico, quindi un grande applauso secondo me va anche a lui, a tutta la società e a tutti i suoi collaboratori. Sorgentone, allora io ti voglio far commentare la frase che ha detto, che Ponziani potrebbe essere il lungo più forte di questo campionato quando andranno in pensione quelli che oggi sono i migliori, se vanno in pensione. Se vanno in pensione. No, allora Ponziani è un lungo che viene da due annate importantissime per quanto riguarda lui proprio individualmente. A Campli ha fatto le ultime due annate straordinarie,
a livello di tra punti e rimbalzi veramente è stato, se vai a controllare, è stato tra i migliori lunghi degli ultimi due campionati di questo girone. Ha tanti margini di miglioramento, è giovane, ha tanti margini di miglioramento e deve credere più in se stesso e lasciar perdere tutto ciò che lo circonda a volte, perché lui a volte pensa più a quello che lo circonda e non a se stesso. Quindi se lui riesce a fare questo salto di qualità è una svolta positiva sia per noi che per lui. Poi l'arrivo di Paolo sicuramente è, come diceva Domenico, è un innesto importante fatto da una società che è, insomma, un segnale che una società che vuole arrivare lontano. Sai perché ho fatto quella domanda a Sorgentone? Rispondimi tu se puoi, Fabrizio, perché il Ponziani che ho visto questa sera, magari Potimi può dare ragione o meno, è un giocatore molto importante per presenza, per voglia, per come è stato determinante sotto canestro, ed è un 5 puro che deve giocare vicino al ferro. Io ricordo abbastanza bene Rotondo, purtroppo nella serie di Forlì contro Chieti, è un giocatore, un totem per questa categoria. Secondo te, secondo me potrebbero fare un po' di difficoltà, ma secondo te possono giocare insieme? No, insieme no, poi magari a volte Domenico, sai, riesce a inventarsi strane cose, però credo di no. Ecco, perciò sono due, io dico, la sono domanda due, che faceva Domenico, ma credo che questo Ponziani è faticoso metterlo fuori, anche quando dovesse stare bene. Ecco, allora, da qui si può, se lui, con l'arrivo di Rotondo, da qui si può vedere la sua maturità. Nel senso che, come ti dicevo prima, l'arrivo di Rotondo è un innesto che ci permette di allungare tanto le rotazioni per arrivare lontano, che noi non dobbiamo vedere adesso, prendiamo Rotondo per giocare con Civitanova, ok, con Fabriano, ma i playoff sono lontani, è lungo il campionato, non possiamo sapere dove arriveremo. Oggi abbiamo giocato anche senza Staffieri, quindi... Come sta a proposito? Sta bene. Ci ha fatto spaventare ieri. Ma vabbè, può succedere, ma è un ragazzo forte che oggi sentiva tanto la partita e si è rimesso canotte e pantaloncini come se nulla fosse. Quindi... L'ultima per Alessandro Potì, arrivi da Nardò, hai già vinto la tua sfida contro la tua ex squadra la prima di campionato. In agosto, settembre, ottobre, in 3 mesi che sei a Pescara, che idea ti sei fatto di questa nuova società? Penso che il progetto sia molto importante ed è quello che comunque mi ha spinto a cambiare aria, insomma, e abbandonare Nardò, che comunque è una società molto importante, e io sono anche di quella zona lì, quindi io sono della provincia di Lecce, di Galatina, perfetto. E quindi non ti ho dato una bella notizia che il Palermo ha vinto a Lecce? Sinceramente no, però prendiamo atto. Cioè, ne ho date anche altre. Siamo a casa oggi già. Ne ho date già altre, che l'Inter ha battuto il Milan e qui qualcuno non era contento, quindi purtroppo da notizie non sempre buone. E dicevo, Pescara super come città, super come struttura, come società, quindi mi trovo molto bene, i compagni li conoscevo già e sono dei talenti, quindi si tratta di trovare il giusto e i giusti ingranaggi, insomma, per poter giocare bene insieme e crescere, perché come diceva Fabrizio poco fa, l'obiettivo è quello dei playoff, quindi le partite importanti saranno più avanti e non ci deve buttare giù sicuramente questa sconfitta, anzi a volte da una sconfitta si può ripartire e come fare... ha fatto Chiedi la settimana scorsa, esatto, perfetto, quindi... Facciamo un applauso a Potì e a Gialloreto e complimenti per i loro rispettivi campionati, perché sono una realtà, Pescara e Chieti, molto importante per quanto riguarda il basket abruzzese. Oggi, ripetiamo, a 100 Roseto in Serie A ha perso, come ha perso ancora una volta nel volley, parliamo del campionato di Serie 2, quindi ci possiamo spostare alla pallavolo, come ha perso la Sieco Service in Pavida Ortona, la seconda partita consecutiva con il risultato di 3-0, la prima in casa contro Bergamo, state vedendo il quadro dei risultati, la seconda a Grottazzolina, anche questa con parziali più tosto netti, 25-16, 25-17, 25-19, per la formazione del presidentissimo Lanci credo che sia arrivato già il momento di un primo esame importante da fare, perché due partite perse 3-0 dove si è lottato solo nel primo set contro Bergamo, e tra l'altro Bergamo non aveva l'opposto titolare perché era appena andato via. Credo che sia un campanello questo d'allarme molto molto importante. Queste sono le immagini che ci sono arrivate da Grottazzolina. Ortona, due partite, 0 punti, ma soprattutto 0-7 vinti, e un momento già di grossa riflessione per la società che abbiamo avuto ospite al completo la settimana scorsa qui, ma chiaramente qualcosa da rivedere c'è. Possiamo tornare in studio e
Volevo con Lorenzo Valeriani ora conoscere un po' tutti, anche i ragazzi che sono su, così facciamo l'ultimo giro con Lanciano prima del finale con il presidente e il direttore. Vai Lorenzo. Sì Enrico, io guarda salgo sopra dai più piccolini che poi ho visto sono anche i più timidi, allora lascio il microfono, facciamo nome, cognome, ruolo. Enrico, cosa dici? Assolutamente sì. Perfetto, benissimo. Allora, buonasera a tutti, io sono Gianluca Malvone e faccio l'attaccante. Buonasera a tutti, sono il capitano del gruppo degli allievi, mi chiamo Donato Aita e faccio il centrocampista. Buonasera a tutti, mi chiamo Emanuele Dozzogna Bucci e faccio il portiere. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco De Iulis e faccio il difensore nei giovanissimi regionali. Buonasera a tutti, mi chiamo Samuele Giuliante, faccio come ruolo il centrocampista e gioco nel campionato sperimentali giovanissimi. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Paolucci e faccio l'attaccante nei giovanissimi sperimentali. Buonasera a tutti, sono Mattia Dorsogna Bucci, gioco difensore centrale e gioco nei giovanissimi sperimentali. Chi è che non ha parlato di voi, che non si è presentato? Lui tifo Andanovic, già ci siamo sentiti prima. Prego. Cossego. Buonasera a tutti, sono Andrea Cossico, beh, appunto oggi il portiere in prima squadra. Non è che anche tu hai come idolo Andanovic, no? No, no, assolutamente no. Noi abbiamo come idolo, dillo? Come idolo, Cesi. Diciamo che no, ne ho parecchi. Ci ho provato. Ne ho parecchi, anche molti compagni di squadra, qui c'è Mattia Di Vincenzo, che purtroppo... Mattia auguro un futuro di fare la Serie A, però io intendevo in Serie A. Chi? No, in Serie A purtroppo non tifo nessuna, quindi... Vabbè, però un portiere che ti piace particolarmente ci sarà, dai. No, sinceramente no. Vabbè. Solo Mattia. No, Mattia Di Vincenzo è che si allena con noi, Vincenzo Aridità. Aridità, anche... grande ex portiere del Lanciano, lo salutiamo. E saluto con anche piacere. Appunto il nostro preparatore dei portieri, Luca Di Toro. E invece il portierone titolare chi ha come idolo in Serie A? Szczęsny. Ormai c'è rimasto Szczęsny, è andato via Gigi, quindi Szczęsny è lui, dai. Sì. Siamo con il polacco Szczęsny, sei un bianconero, sì. Assolutamente sì. Farai un grande campionato, di questo ne sono certo. Federica, volevi salutare un po' tutto lo staff, mi dicevi prima? Sì, volevo salutare l'ufficio stampa del Lanciano Calcio 1920, Marco Bonizio. Salutiamolo, come no? Sì. E manca il nostro grandissimo magazziniere Vincenzo Di Girolamo. Io vi auguro al completo tutti quanti di tornare dove meritate, presidente, direttore. Sì, se posso Enrico, scusami, manca un ragazzo. Ma come no, stavo dicendo di andare in prima fila. Buonasera a tutti. Buonasera. Sono Elton Zela e sono un centrocampista. Buonasera a tutti, sono Alessandro Spinoglio e sono il preparatore atletico della prima squadra. Buonasera, Simone Masciarelli, sono il match analyst della prima squadra. Complimenti, vi abbiamo già conosciuti prima, quindi io vi faccio un grande applauso, un grande in bocca al lupo. Tornate presto nelle categorie di competenza del Lanciano. Luigi, torniamo noi a parlare del campionato, anzi iniziamo a parlare del campionato di Serie D. Abbiamo titolato finalmente Vastese. Insomma, va via Palladini, che è un tecnico conosciuto e stimato, grande ex calciatore del Pescara, San Benedettese. Come allenatore però non è andata bene la parentesi di Vasto. Questo è il quadro completo dei risultati, una giornata che si è divisa tra ieri e oggi. Ricordiamo che ci sarà il turno infrasettimanale: San Giustese Castelfidardo 2-0, Forlì Giulianova 2-2, Francavilla Agnonese 3-1, Matelica Vezzano 3-0, anche qui dimissioni e esoneri da parte del presidente Paris. Avezzano grandissima delusione. Recanatese Montegiorgio 3-1, Sant'Arcangelo Cesena 0-4, Isernia Campobasso 0-1, Jesina Vastese 1-3, San Maurese Notaresco 2-0, Savignanese Pineto 1-1. In classifica al comando vola il Matelica, poi San Giustese, Cesena, Notaresco a 15, Francavilla quota 13, via via tutte le altre, le abruzzesi a 9 punti il Giulianova, a 6 il Pineto, con la Vastese a un solo punto in classifica, è partito penalizzato l'Avezzano, ma l'Avezzano all'inizio voleva vincere il campionato e quindi è un momento completamente negativo. Insomma, come Teramo, anche a Vasto, via l'allenatore e la squadra comincia a ingranare. Luigi. Sì, Montani è presto per dire che è merito dell'allenatore, una partita è difficile valutare da questo punto di vista. Certo, come è successo a Teramo, ha dato la scossa giusta all'ambiente. Montani è un ottimo allenatore che conosce la categoria, è una persona che è molto scrupolosa, il suo lavoro lo fa molto bene, e non perché questo non lo facesse Palladini ovviamente,
Ma il calcio è fatto di queste cose, è fatto di risultati e magari, diciamo, ovviamente se la Vastese avesse vinto qualche partita non staremmo a parlare dell'esonero di Palladini. Certo. E ho visto io personalmente, e con me c'era il direttore tra l'altro, abbiamo visto Francavilla. Poi abbiamo il servizio, come vi è sembrata la partita? Il primo tempo il Francavilla bene, secondo tempo Agnonese molto bene, Francavilla però forse ha più qualità, è stata anche un pizzico fortunata ed è riuscita a chiudere la partita brillantemente. Tra quello che abbiamo visto in campo, quello che ho visto io, poi il direttore dirà la sua, tre gol di differenza, due gol di differenza forse non c'erano in questa partita, però la maggiore caratura tecnica del Francavilla alla fine ha prevalso. Francavilla, direttore, ha visto la partita ieri? Che insomma una squadra che può lottarsi, può giocarsela. No, condivido l'analisi. Col Cesena se la gioca? Luigi? Non conosco, cioè non ho mai visto il Cesena, però penso che abbia un buon organico il Francavilla. Ieri, come diceva Luigi, è andata in difficoltà nel secondo tempo con l'Agnonese, però ha tenuto molto bene il campo comunque, anche con un po' di difficoltà, però si vede che è un gruppo molto unito, e una squadra equilibrata, veniva fuori, aveva fatto un bel primo tempo. Sì. E poi ci stanno chiuso la partita nei tempi, nei minuti di recupero. Però diciamo che è un ottimo organico, un buon allenatore, Rachini molto, molto equilibrato, molto diciamo preparato, per cui ha tutte le carte in regola per ben figurare sicuramente nel campionato di Serie D. Oh, presidente, da presidente, ecco, l'Avezzano parte con il chiaro obiettivo di vincere il campionato. Dopo due mesi di campionato si ritrova con un solo punto in classifica, c'era ok la penalizzazione, ne ha fatti quattro in realtà, ma comunque una grandissima delusione. Prima il faccia a faccia duro di qualche settimana fa del presidente con l'allenatore e alcuni giocatori, andati via ieri il direttore sportivo e il team manager, in forte dubbio la posizione di Giampaolo. Da presidente che cosa si sente di dire? Innanzitutto ricordo Giampaolo da giocatore, qua si parlava di Ottavio Palladini, sì, diciamo colonne della Pescara Calcio negli anni passati. Vedere questi uomini, perché alla fine li conosco tutti quanti, in grossa difficoltà mi dispiace tantissimo, perché di calcio l'hanno fatto a altissimi livelli quando hanno giocato. Per quello che riguarda l'Avezzano, mi aspettavo una stressata dopo che Paris abbia attaccato tutte e tutti, non so se ha attaccato pure i muri dello stadio di Avezzano. Secondo me sì. Due domeniche fa. Qualcosa di per certo non funziona, se si continua su questa strada qualcosa non sta funzionando. Allora, noi cominciamo con i riflessi filmati, vi ricordo che tutti i servizi li avete visti intanto nel nostro spazio riservato alle 21.15 ogni domenica alla Serie D, li trovate sul nostro canale Rete 8 Tube. Noi vi mostriamo due servizi in successione alla domenica sportiva, ovvero la vittoria della Francavilla, a cui facevano riferimento poco fa i nostri ospiti, per 3-1 nell'anticipo di ieri, e il successo esterno, stesso risultato 3-1, il primo stagionale della Vastese del neotecnico Montani. Confermata la legge del Ballenzuca, 4 successi in altrettante sfide, ma quanta fatica. Totale controllo 2-0 a fine primo tempo, poi inspiegabilmente il Francavilla sparisce dal campo. L'Agnonese accorcia, ringhia, ma non punge più di tanto. Al sesto minuto di recupero la chiude De Costanzo su calcio di rigore. I due tecnici, Paolo Rachini e Antonio Foglia Manzillo. Mai staccare la spina prima del tempo, quanta sofferenza oggi? Dopo il 2-1 sì, c'è stato diciamo, stati 15 minuti in cui abbiamo sofferto un pochettino, perché loro comunque davanti avevano giocatori imponenti, e quindi abbiamo sofferto su queste palle lunghe, però poi la squadra si è ricompattata e penso che alla fine poi ha vinto con merito. E poi 4 su 4 in casa, non sbagliate un colpo?
Ma in casa stiamo facendo bene, però i ragazzi sanno che poi bisogna migliorare anche l'andamento in trasferta. Antonio Foglia e Manzillo, nella ripresa ci avete provato, baricentro più alto, squadra più aggressiva, 4-3-3, che cosa è mancato? È mancato il primo tempo, l'analisi è perfetta, ci eravamo messi con una disposizione nuova, però è stata interpretata malissimo sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista soprattutto di atteggiamento. Nel secondo tempo, all'intervallo, insomma, forse abbiamo capito che stavamo facendo una brutta figura, quindi siamo entrati con un piglio diverso, forse anche complice il cambio tattico. Secondo me la partita è cambiata sostanzialmente, per il risultato mi sembra di dire che sia giusto, anche e soprattutto in virtù del primo tempo. Francavilla privo di Molenda per squalifica, Milizia causa infortunio, 4-2-3-1, la variante, Palumbo tra le linee, alle spalle di Cruz, esterni Banegas e Cicerello, a centrocampo il tandem Bedin-Mele, Agnonese col 3-5-1-1, densità centrocampo davanti Antonelli, a ridosso di Iawo, pochi spazi, Molisani compatti al decimo, fandente di De Simone che spaventa Spataro, i giallorossi rispondono subito, sponda di Cruz di prima intenzione, destro di Palumbo fuori misura. 21esimo, punizione di Cruz che calcia da casa sua il pallone sibila di un niente alla destra della porta molisana. Prodromi tuttavia del vantaggio. Velo di Cruz, numero di Palumbo, serpentina e sinistro che incenerisce Venturini. Secondo gol stagionale per il capitano. Gentile rileva l'infortunato Niang, calabrese dirottato a sinistra. Sempre 3-5-1-1. 43esimo, piazzato di Palumbo. Venturini alza sopra la traversa, sugli sviluppi del corner, le finte di Banegas, soprattutto l'invito telecomandato per la testa di Cruz che gira di giustizia sul palo lungo. 2-0, prova convincente del brasiliano come Palumbo al secondo centro in campionato. Ripresa, il Francavilla stacca la spina, la Forgia rileva Carrieri, 4-3-3, davanti Iawo e Antonelli a supporto del neoentrato che impegna dopo un mischione in area giallorossa Spataro, bravo e reattivo. Baricentro alto, Molisani più aggressivi e spigliati. 11esimo, sbaglia Alessandro Di Renzo, cross di Peic, gran destro di Antonelli, pallone all'angolino, 2-1. Fuori Palumbo, dentro dipinto, Rachini innerva la mediana e torna al 4-3-3. Ospiti ancora pericolosi con Iawo, Spataro blocca a terra. 28esimo, corner di Banegas, stacca Mele di poco al lato. 40esimo, Cafiero rileva Banegas. Difesa 5, il Francavilla si ricompatta. Sesto minuto di recupero, cross da destra, non benissimo Venturini, porta sguarnita, falco a terra decostato. Costanzo subentrato in precedenza a Cicerello, espulsione per il difensore e calcio di rigore che lo stesso De Costanzo trasforma con freddezza. Primo gol in campionato per l'esterno giallorosso, soprattutto un grande sospiro di sollievo. Primo tempo abbiamo visto un ottimo Cruz, finalmente, sei d'accordo? Sì, sì, Wilson sta crescendo ed è per noi un giocatore fondamentale. Ha avuto dei problemi, nel senso che la condizione non era quella ottimale, però pian piano ci sta arrivando e quindi oggi ha fatto una grande partita. Senti, manca il primo acuto in trasferta, magari mercoledì? Ma noi ci proviamo, andiamo su un campo comunque difficile, perché in Serie D le partite sono tutte difficili, quindi ci proveremo. Ripeto, in trasferta abbiamo fatto 2 sconfitte e un pareggio, quindi andremo mercoledì per fare una grande partita. La sincerità, quanti chili hai perso? Tanti, però poi alla fine, diciamo, dopo che ho visto il calcio di rigore un po' mi sono tranquillizzato e alla fine penso che la vittoria sia stata meritata. Doveva vincere la Jesina ed invece torna a casa ancora una volta con un cesto di rimpianti. Passa al Carotti Lavastese per 3-1, i Leoncelli vengono puniti forse ben oltre i propri demeriti. Pronti via, Lavastese si schiera con un 4-4-2, tecnico subentrato ad Ottavio Palladini e il signor Fabio Montani, che evoca brutti ricordi ai tifosi la Jesina in quanto era in panchina con il San Nicolò che batteva proprio i biancorossi nello spareggio della scorsa stagione. Si parte e le formazioni si studiano e giocano a centrocampo, pochi gli spunti degni di nota mentre aumenta l'intensità della pioggia. Prima occasione per la Jesina al 18esimo, buono lo spunto di Cameruccio sulla destra, palla bassa al centro per Pierandrei,
che stoppa, si gira e trova il raso terra. Bella la parata di Morelli. Gioco comunque fermo per un presunto fallo dell'attaccante Jesina. Ancora Jesina ed è bella la percussione con slalom di martedì. Prova il tiro che però è svirgolato. La palla finisce comunque sui piedi di Ricci che tenta il diagonale forte a mezza altezza, ma Morelli c'è. La Vastese è costretta a cambiare il portiere, entra quindi Selva, Morelli colpito alla testa, sarà poi accompagnato all'ospedale per accertamenti. Al 37esimo c'è il vantaggio Jesina, lancio dalla retrovia, Pierandrei elude il fuorigioco della difesa abruzzese, si invola verso l'area di rigore, salta il numero 12 Vastese Selva, si accentra, elude l'ultimo intervento della difesa biancorossa e scarica in rete, 1-0 Jesina. Jesina che potrebbe raddoppiare tre minuti dopo ancora con Pierandrei su calcio d'angolo di bordo, la sua inzuccata finisce sul montante superiore. Sfortunata anche in questo caso la Jesina che, come accade in questo periodo, alla prima occasione viene trafitta. È il minuto 43 del primo tempo e Giampaolo di testa beffa David raccogliendo un cross dalla sinistra. Non impeccabile il portiere Leoncello. Si va quindi all'intervallo sull'1-1. Prova la Jesina già dall'inizio della ripresa a dettare i ritmi e a provare a trovare il raddoppio. Al 19esimo c'è la girata di testa di Capone da calcio d'angolo, ma la palla finisce alta. Un minuto dopo la Jesina ha l'occasione ghiotta per andare in vantaggio. Capolavoro sulla destra di Cameruccio che serve una palla al centro dove non arrivano Pierandrei e Iabré, ma la palla finisce sui piedi di Ricci che deve solo depositare in rete ed invece spara alto. Errore che peserà e non poco sull'economia della partita, perché 9 minuti dopo, al 29esimo, Palestini trova il gol della domenica calciando da centrocampo e trovando David impreparato. La palla con un pallonetto si infila per il 2-1 Vastese. La Jesina cerca una reazione ma trova parecchia confusione e sembra stordita. Ne approfitta la Vastese che al 38esimo con l'ex di turno Harry Shiba trova il 3-1 andando a rubare palla a Capone e poi con calma piazza la palla che si insacca. Non esulta l'ex Harry Shiba per rispetto dei suoi ex tifosi. Finisce quindi 3-1 e un'altra sconfitta per la Jesina, probabilmente immeritata, e adesso sotto con la partita di mercoledì a Pineto e poi domenica arriva Jesi il Cesena alla ricerca di una vittoria che manca oramai da lontano 23 settembre. Buona la partita della Vastese che senza fronzoli riesce a portare a casa i tre punti e in attesa di trovare un gioco migliore mister Montani ha trovato la ricetta giusta. E dunque questi i 6 gol realizzati dalle due abruzzesi. Lorenzo, commentavamo il secondo gol della Vastese, insomma. Sì, che poi tra l'altro ha sorpreso anche il cameraman, non è riuscito a beccare lo specchio della porta. Vabbè, credo sì, un bel tiro, ma qualche complicità del portiere sicuramente. Solo il Francavilla può recitare il ruolo da protagonista delle abruzzesi, il San Nicolino, Notaresco può riprendersi. Notaresco che ha rallentato ultimamente, ma può riprendersi alla grande. Sono deluso dal Pineto, devo essere sincero. Pineto, a parte vabbè, l'Avezzano. Il Giulianova sta facendo il suo, neopromossa, anche se la piazza naturalmente ha fame di vittorie, però credo che stia rispettando un attimino i pronostici. Questo è il gol, dovrebbe essere il secondo gol? Sì, eccolo qua. Tiro, io adesso non so se sono rallentate le immagini, ma vedo il portiere che si butta in modo forse un po'... Vogliamo far commentare sì, il portiere? Sì, credo che lui possa un attimino confermarci, facciamolo fare a lui, al più giovane, guarda, a uno dei più giovani. Errore del portiere. Sì, perché la palla, il tiro è stato abbastanza forte, ma... Da lì non si può prendere mai gol. Questo sì. Vediamo se è d'accordo il titolare. No, vabbè, là c'è un errore di tecnica nei passi arretrati e basta. Questa è l'analisi corretta. Ecco, guarda, rivediamolo ancora una volta. Che
va indietro, invece se si mette in diagonale vai con una mano e la mandi sopra la traversa. Va bene, dai, gli hai fatto una piccola tiratina d'orecchie, gli hai fatto. Invece in eccellenza, Lorenzo, così anzi, prima dell'eccellenza io dovevo leggere i risultati del campionato di Serie B di pallavolo, sì, dove c'è il Pineto, c'è anche qui, perché prima parlavi di una certa delusione del Pineto. Vediamo cosa è successo in B di volley. Ancona Bari 3-2, Andria Perugia 3-2, Assisi Loreto 0-3, Cerignola Foligno 0-3, Fano Lucera 3-0. Qui molto bene Pineto, che è andato a vincere a San Giustino per 3-7-1, i risultati della seconda giornata. Dicevamo in eccellenza, anche qui Luigi, si cambiano gli allenatori e si vince. 10 gol in 3 partite ha realizzato il Chieti di Lucarelli, cominciato con la Miternina in quel turno infrasettimanale delle ore 20, poi vittoria netta in trasferta a Cupello e altra vittoria importante 3-1 contro l'Alba Adriatica. Questo è il quadro completo dei risultati, dove il San Buceto ha impattato in casa con l'Acqua e Sapone. In virtù di questi risultati, in classifica dopo 9 giornate di campionato, il Capistrello scavalca il San Buceto, va a quota 21, San Buceto 20, il Chieti è solo a 3 punti dalla vetta. Che campionato è questo, Lorenzo, che tu segui molto da vicino? Sì, guarda, è un campionato strano, ma fino ad un certo punto, nel senso che Capistrello, con l'allenatore Fabio Iodice, che conosce benissimo il campionato, è lì davanti, se non erro, 6ª vittoria consecutiva dopo la vittoria alla prima giornata, e Chieti che si sta riprendendo alla grande con un allenatore che secondo me fa sempre e comunque la differenza, che è Alessandro Lucarelli. Però occhio, perché secondo me ci sono delle squadre tipo Nereto e Torrese che ancora hanno il tempo di riprendere quota, non solo sotto l'aspetto dei risultati, ma anche sotto l'aspetto del gioco. Lorenzo, oggi è 21 ottobre, ti faccio una domanda che poi ti farò rivedere verso metà fine aprile. Chi vincerà il campionato di eccellenza? Con leggera difficoltà dico Chieti, perché questo è un campionato duro, loro lo conoscono benissimo, forse meglio, anzi no, senza il forse, meglio di me, il direttore, insomma, è un campionato difficile. Dispiace un po' il San Buceto, perché nelle ultime giornate ha rallentato un pochettino, anche loro sono molto dotati sotto l'aspetto della rosa, e oggi il Chieti ha vinto una partita importante contro i ragazzi terribili dell'Alba Adriatica. Devi andare a vedere le protezze di Delgado? Siamo sì, lui è fortissimo, giocatore di categoria Mancino, superiore, assolutamente. Vediamo, sì. E non solo lui. Vediamo. Un Chieti dalle due facce riesce a battere l'Alba Adriatica grazie alle reti di Delgado e Angelé. Giambè aveva trovato il momentaneo pareggio nella ripresa, ma poi i locali hanno trovato la reazione giusta e di 3 punti. Ma andiamo per ordine. Chieti e Alba Adriatica arrivano alla sfida entrambe in un buon momento e desiderose di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. I padroni di casa si schierano con il consueto 4-3-3, tutti presenti ad eccezione di Alonzi, fermato da uno stiramento. Al suo posto tra i pali va Salvatore e Rodia, sostituito dal giovane Cellucci. Passiamo alla cronaca della sfida. Il Chieti parte forte, dopo 3 minuti subito una palla gol con Delgado, ma la sfera va alta sopra la traversa. Tra il nono e il decimo minuto i padroni di casa avvicino al vantaggio, sugli scudi il portiere di casa che si tuffa e con un colpo di reni toglie la palla destinata in rete. Passano pochi istanti, Delgado prende la mira, ancora bravo il portiere ospite. Al 17esimo Micciche conclude a lato su assist di Delgado. Al 21esimo è ancora il numero 7 a provarci su punizione, tiro telefonato e tutto facile per l'estremo ospite. Dopo un lungo assedio il Chieti passa al 26esimo con una conclusione di Delgado, che prende la mira e batte Petrini da fuori area. E questa è l'ultima azione degna di nota del primo tempo, che va in archivio con il meritato vantaggio dei locali. Nella ripresa il Chieti riparte forte con una conclusione al 7° alt di Calvarese da posizione defilata. Al 10° primo sussulto degli ospiti con Emily Lorenzo, che calcia a botta sicura, Salvatori respinge in corner. Al 14esimo arriva il pari con Gnambè, che entra in area in crocia con il destro sul secondo palo, 1-1. Al 16esimo ancora Alba con Emily Leonardo, nulla di fatto. Al 18esimo Gnambè trova ancora una conclusione velenosa sulla quale bravissimo Salvatori a volare e deviare in angolo. Al 28esimo il Chieti si sveglia e trova il vantaggio, e ancora Delgado a provarci da fuori a battere il portiere ospite per il 2-1. Due minuti dopo Micci che va in profondità e conclude. L'estremo dell'Alba respinge, ma non può nulla sul tap-in di Angelé.
Dopo 4 minuti di recupero il Chieti può festeggiare la vittoria e 18 punti in classifica per i neroverdi, la terza vittoria consecutiva in altrettante gare sotto la gestione Luca Rerli. Per l'Alba il rammarico di aver iniziato a giocare solo nella ripresa e aver preso il gol nel suo momento migliore. Mister Lucarelli, 3 partite, 3 vittorie, insomma niente male. No, per il momento siamo contenti perché in questo, quando si subentra è importante cercare subito di recuperare e di lavorare, di portare avanti l'idea e il lavoro che già stiamo facendo da questo inizio settimana. È un Chieti che è partito bene nel primo tempo, poi nella ripresa è calato un po', è arrivato il pareggio e poi soprattutto la giocata di Delgado vi ha tolto insomma le castagne dal fuoco. Sì, abbiamo rischiato di fare il 2-0 per quindi chiudere la partita, non ci siamo riusciti, in quel momento abbiamo preso gol e quindi un po' di paura è tornata nei ragazzi che però in realtà poi hanno reagito. Il fatto di calciare in porta significa che c'è personalità, il fatto di prendersi delle responsabilità e calciare da 25 metri significa che si vuole la vittoria ed io non rimproverò mai un giocatore che prova a fare un tiro per vincere la partita. Mister Izzotti, una buona Alba Adriatica soprattutto nella ripresa. Sì, beh, devo dire che i primi 15 minuti il Chieti ha mostrato tutta la sua qualità, ci ha messo in difficoltà, però poi avevamo un po' studiato la partita, nel senso che sapevamo che potevano metterci in difficoltà e giocavamo appunto sul loro vantaggio anche dell'1-0. I ragazzi l'hanno interpretata bene, nel secondo tempo siamo usciti e penso di poter dire che fatto il gol, abbiamo avuto anche 2 palle gol per andare in vantaggio, peccato, però devo dire che il Chieti ha una qualità davvero molto molto importante. Eccoci, siamo tornati, il tempo per i saluti e per darci appuntamento a domenica prossima, sempre in diretta alle 22 su Rete 8 Sport con la Domenica Sportiva. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Berardinelli alla telecamera, alla regia di Dino D'Angelo, Lorenzo Valeriani e tutto il Lanciano Calcio. Fatevi un applauso, in bocca al lupo e vi auguro di raggiungere subito i vostri obiettivi. Grazie Lorenzo, a te, grazie a te Enrico. La tramite ci ha portato la squadra in studio, grazie a Luigi Toppeta che tornerà grazie. A trovarci per parlare di calcio a 360 gradi e poi ti rifarò vedere quello che hai detto sull'Entella, vediamo se anche la giustizia la pensa come te. Io sono d'accordo con quello che hai detto. Anche perché l'Entella non era retrocessa. Non era retrocessa. Presidente e direttore, grazie, in bocca al lupo anche a voi, che sia l'anno giusto per riportare il Lanciano piano piano, step by step, nelle categorie di competenza. Grazie giustizia. In bocca al lupo Alessandro Poti, Unibasket Amatori Pescara, grazie in bocca al lupo al capitano della Teate Basket Europa Vini Chieti, Fabrizio Gialloreto, con voi l'appuntamento mercoledì a Civitanova, 99% Alessandro, manca ancora l'ufficialità, per voi turno di riposo forzato giovedì perché probabilmente Lamezia, questa è una brutta notizia, si ritirerà dal campionato. Noi ci vediamo domenica prossima, Domenica Sportiva di Rete 8, buonanotte.